Bene, buonasera a tutti. Benvenuti a Pillole di Nutrafood, che è un ciclo di seminari sulle attività dei ricercatori del centro Nutrafood connesse appunto con l'alimentazione sana. Nutrafood, lo dice la parola stessa del centro, il titolo, diciamo, il nome del centro interdipartimentale dell'Università di Pisa, cioè food, cibo, nutra, che nutre. Quindi un cibo che deve essere speciale, speciale per ognuno, pensato per ognuno. E dobbiamo cercare di capire qual è il cibo che ci può nutrire. Quindi quali sono gli elementi che costituiscono, che sono all'interno del nostro cibo per capire quello che fa per noi. Allora, questo ciclo di seminari si svilupperà a cadenza mensile. Si parte oggi appunto con le proprietà nutraceutiche degli alimenti. E quindi proseguirà con un evento a febbraio, marzo, aprile fino a maggio. Il secondo evento verrà poi alla fine di questo, delle proprietà nutraceutiche degli alimenti verrà annunciato e quindi seguite, cercate di seguire vari eventi perché, come detto, avrete informazioni sul cibo, su quello che vi può dare il cibo per la vostra salute, per il vostro benessere. È importante quindi sempre avere bene in mente quando ci nutriamo che cosa stiamo mangiando. È importantissimo sapere quali sono i nutrienti funzionali, quello che ci può aiutare a star bene, a prevenire malattie. È importantissimo sempre sapere che cosa si sta mangiando. Bene, questo evento, che è il primo appunto della serie, abbiamo la possibilità di avere i saluti da parte del professor Marco Raugi, che è il prorettore per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico, quindi diciamo fa la parte del nostro rettore e è delegato anche per la sostenibilità dell'Università di Pisa. Quindi lascio la parola e ringrazio ovviamente per essere qui presente il prorettore Raugi. Grazie Raugi, grazie Marco, per essere qui da noi. Sì, grazie a tutti voi per aver realizzato questa serie di eventi molto importanti per il nostro Ateneo. Io sono qui a portare i saluti del nostro rettore, professor Mancarella, che ovviamente sostiene e incoraggia sempre di più questo genere di iniziative, perché praticamente sono lo scheletro di due azioni che forse non sono molto note alla pubblica opinione, cioè quelle della cosiddetta terza missione degli Atenei e dall'altra della sostenibilità, con un particolare riferimento all'Agenda 2030 dell'ONU e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Nell'ambito della terza missione, quello che gli Atenei sono chiamati in maniera sempre più importante a perseguire è il trasferimento delle conoscenze che attraverso la propria ricerca vengono sviluppate, conseguite e consolidate verso la pubblica opinione, verso la cittadinanza. E questa è una cosa importante proprio per far sì che le università siano sempre più aperte al confronto con i cittadini, col mondo produttivo, con tutta la realtà che li circonda, in modo un po' da ridurre sempre di più quella che una volta si chiamava la presenza della Torre d'Avorio, in cui gli scienziati stavano chiusi un po' a parlarsi fra di loro, discussioni dotte finché vogliamo, ma che non avevano impatto, non avevano impatto sulla società. È sempre invece più importante che quello che gli Atenei svolgano abbia un impatto, un'influenza sui cittadini, sulla società, sul modo di vivere, in modo che i nostri studi, le nostre attività siano sempre più al servizio della comunità, in tutti gli ambiti, da quello della conoscenza, a quello del lavoro, a quello anche della salute, come è, in caso magari più specifico, questa serie di eventi. Quindi il nostro Ateneo sempre più si sta avviando nella ricerca di un dialogo, di un colloquio, di un'apertura verso la società, verso i cittadini, in modo che si abbia questo scambio, perché poi queste attività devono anche essere bidirezionali, nel senso,
i ricercatori dell'università devono aprire le proprie conoscenze alla cittadinanza, ma anche essere aperti a ricevere quelle che sono gli stimoli, le segnalazioni che vengono dalla società al fine di potersene fare carico e trovare delle soluzioni o contribuire a trovare delle soluzioni. Detto questo, nello specifico, il centro interdipartimentale di Ateneo di Nutrafood, che si è fatto carico di portare avanti questa lodevole serie di iniziative, è in particolare incardinato, come ha detto prima Federico da Settimo, sulla cibo e sulla nutrizione sana, tra virgolette, quindi con un legame molto significativo con almeno due degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, che anche questa magari non è così diffusa nell'ambito, la cui conoscenza non è così diffusa nell'ambito della società civile, ma è quell'agenda, quella serie di azioni che le Nazioni Unite hanno pensato di dover tendere a realizzare per poter conseguire quello che in maniera negli ultimi tempi, devo dire, per fortuna sempre più frequente, anche nei mezzi di comunicazione di massa, su internet, alla televisione, eccetera, si chiama lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è, a mio punto di vista personale, ovviamente, essendo il delegato alla sostenibilità di questo Ateneo, ma anche ormai a parere di molti nella società, è quello a cui deve tendere la nostra società, a cui deve tendere l'umanità, per poter conseguire un miglioramento della qualità della vita, ma compatibilmente con le risorse disponibili sul pianeta e quindi anche con una pacifica convivenza. Questa Agenda 2030 è stata declinata dall'ONU in 17 obiettivi specifici, di cui io penso che almeno due siano fortissimamente correlati con questa serie di incontri. Uno è quello dell'agricoltura sostenibile e quindi con il fatto che gli elementi che noi andiamo a coltivare e a mangiare devono sempre più essere rispettosi delle risorse presenti sul pianeta e quindi anche della nostra salute, e dall'altro proprio quello del benessere, perché chiaramente è importante che se noi coltiviamo in maniera corretta, anche quello che mangiamo, il cibo, risulterà non dannoso per la nostra salute, e sappiamo quante interazioni non positive ci possono essere, non solo della nostra salute con quello che respiriamo, ma molto spesso anche con quello che noi mangiamo. Quindi questi due aspetti della Agenda 2030, che sono fortissimamente correlati agli argomenti che verranno sviluppati in questa serie di incontri, sono anche questi negli ultimi tempi sempre più all'attenzione degli Atenei e in particolare, devo dire, della nostra università. L'Università di Pisa recentemente si è fatta carico di avere un comportamento proattivo nei confronti della sostenibilità attraverso la creazione di una commissione di Ateneo che segue questi eventi, e permettetemi, poi chiudo ovviamente perché non voglio togliere troppo tempo agli oratori specifici di questo evento, però ha realizzato un volume, una strenna di fine anno, il cui nome è proprio Alfabeto dello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici, in cui un certo numero di autori hanno provato a spiegare con una correlazione che è stata anche un po' così, a volte un po' scherzosa, diciamo così, delle lettere dell'alfabeto con dei temi che invece hanno un richiamo forte con questi obiettivi dell'Agenda 2030, 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, proprio a significare che il nostro Ateneo sta investendo sempre di più e sempre più convintamente, con sempre più decisione, sul cammino della sostenibilità, non solo da un punto di vista delle azioni specifiche del nostro Ateneo, ma anche sulla comunicazione che il nostro Ateneo deve fare affinché nella società civile sempre di più
si avverta l'importanza di perseguire obiettivi di sostenibilità. Quindi io poi dovrò tra qualche minuto lasciare questo incontro, quindi vi saluto già in anticipo. Ringrazio nuovamente gli organizzatori dell'evento per avermi chiesto di partecipare e per aver predisposto un programma che è molto interessante e che sono sicuro riceverà una attenzione adeguata, e quindi vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Grazie Marco, grazie Prorettore. Proprio la sostenibilità è un argomento molto importante, l'Ateneo si sta impegnando molto su questo, non a caso tra i vari eventi che sono stati organizzati abbiamo anche quello del 19 marzo su scarti vegetali dal rifiuto a risorsa, cioè la possibilità quindi di riciclare quello che un tempo veniva considerato un rifiuto e invece valorizzarlo, renderlo importante, quindi recuperare anche quel materiale di scarto che un tempo veniva a scartarlo per renderlo una nuova risorsa. Questo è un altro argomento importantissimo per quanto riguarda la sostenibilità di cui ci accennava e di cui ringrazio appunto il nostro prorettore. Bene, adesso ringrazio invece la professoressa Alessandra Braca, che è il vice direttore del Dipartimento di Farmacia, per essere presente e che ci darà appunto il suo saluto. Ovviamente l'argomento di oggi sono proprio le proprietà nutraceutiche degli alimenti, nutraceutica quindi, come capite, è un insieme di nutrizione farmaceutica, quindi un insieme tra quello che è l'alimentazione e la possibilità di avere effetti benefici grazie all'alimentazione, quindi avere quasi un effetto, non voglio dire ovviamente di un farmaco, ma molto simile a quello di un farmaco, almeno per quanto riguarda la prevenzione di alcune malattie. Quindi è molto importante che il Dipartimento di Farmacia sia impegnato in questo ovviamente argomento. Quindi ringrazio la professoressa Braca per essere presente e lascio a lei la parola. Grazie, professor Da Settimo, buonasera a tutti. Io vi do il benvenuto a questo evento da parte della professoressa Maria Letizia Trincavelli, direttore del Dipartimento di Farmacia, che oggi non è potuta essere con noi. E due parole giusto per spiegarvi come il Dipartimento di Farmacia, che ha almeno una trentina di suoi membri all'interno del centro Nutrafood, contribuisce a incrementare le conoscenze riguardo appunto gli aspetti della nutraceutica. Il Dipartimento di Farmacia appunto è fatto da un'anima multidisciplinare di vari docenti che si occupano di vari aspetti, sia che riguardano appunto i prodotti salutistici e quelli che vengono anche comunemente chiamati integratori alimentari o botanicals. Gli aspetti che vanno dalla biochimica, alla farmacologia, alla tecnologia farmaceutica, alla chimica farmaceutica, alla fisiologia, alla fitochimica. Quindi studiamo in pratica piante alimentari non solo, anche prodotti, sempre curando un aspetto, come diceva il professor Da Settimo, di innovazione e anche di sostenibilità. Non a caso appunto oggi ben tre dei relatori sono membri del nostro dipartimento e ci illustreranno appunto i loro recenti risultati che hanno avuto su vari aspetti delle loro ricerche. Io non vi voglio rubare altro tempo, e vi ringrazio di essere presenti e eventualmente ci vediamo più tardi per eventuali domande o questioni. Grazie. Grazie Alessandra, grazie mille. E adesso diamo la parola al professor Mele, che invece è il direttore del Dipartimento, diciamo, di Agraria, il nome è troppo lungo, quindi dico Dipartimento di Agraria. Ovviamente il Dipartimento di Agraria ha un grande compito per quanto riguarda sia la sostenibilità, sia che coltivazioni particolari, specifiche, per avere alimenti funzionali, appunto che possano avere un alto contenuto di elementi funzionali e che ci possono aiutare quindi nella prevenzione di patologie. Ricordo tra l'altro appunto che l'evento
del 16 aprile tratterà proprio potenzialità di nutraceutici nel trattamento di patologie. Quindi, come vedete, ogni evento è collegato all'altro, è una scaletta importantissima. Non dovete perdere nessun evento, nessuno di queste pillole di NutraFood, perché è una collegata all'altra, per avere un quadro generale appunto di quello che è la nutraceutica e tutti gli effetti che possiamo, benefici che possiamo avere dalla nutraceutica. Ringrazio allora Marcello per essere qui da noi e lascio a lui la parola. Sì, grazie a te Federico, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti a questo primo evento del ciclo di webinar organizzate dal Centro NutraFood. Ringrazio anche la professoressa Guidi, che è la direttrice del Centro NutraFood e che ha avuto la brillante idea e la capacità di organizzare insieme agli altri membri del NutraFood questo ciclo di seminari, che evidenziano bene qual è nella loro interezza, qual è la mission di NutraFood, che oltre a essere quella di mettere in contatto i vari ricercatori delle diversi dipartimenti che partecipano al NutraFood stesso, che è appunto un centro interdipartimentale, ma è molto importante anche il ruolo di comunicazione, di divulgazione che il centro NutraFood ha su questo argomento, che, come è stato ricordato prima anche dal professor Raugi, è uno degli argomenti centrali discussi nella nostra società, proprio per la sua importanza nella vita di tutti i giorni e ovviamente anche nella sostenibilità. Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, questo è il nome completo che giustamente Federico ricordava abbastanza lungo, però racchiude al suo interno proprio i due concetti, agrari, alimentari e agroambientali, ricordando appunto che non sono scindibili fra di loro, la produzione dei beni primari, la loro trasformazione in alimenti che poi devono essere conservati, distribuiti, mantenuti, e l'intera filiera dal campo e la stalla, perché ricordiamo che nel Dipartimento si studiano e si mettono a punto i sistemi di produzione sia per gli alimenti di origine animale che per gli alimenti di origine vegetale, e oltre alla produzione primaria poi associata alla parte di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, marketing e tutti gli aspetti della filiera agroalimentare, e che ovviamente sono alla base del fatto che questi alimenti poi contengano le giuste quantità di nutrienti e di sostanze ad effetto nutraceutico, che poi devono essere conservate durante la fase che va dalla produzione primaria alla trasformazione degli alimenti che tutti i giorni arrivano alla nostra tavola, che possono essere trasformazioni più complesse o semplici processi di conservazione o di stabilizzazione. Tutto questo è alla base degli studi e delle ricerche che nel Dipartimento vengono sviluppate e che contribuiscono insieme alle altre conoscenze che animano il Centro NutraFood a costituire il ricco patrimonio di conoscenze che il Centro NutraFood ha il compito non solo di espandere e di sviluppare, ma anche di divulgare. E questa iniziativa credo che sia stata un'iniziativa molto importante da questo punto di vista. Il nostro Dipartimento ha anche l'onore e l'onere di avere come la sede amministrativa del Centro NutraFood, quindi siamo particolarmente impegnati anche a sostenerlo da questo punto di vista, oltre che a collaborare con tutti i colleghi degli altri dipartimenti, con cui in particolare col Dipartimento di Farmacia c'è una collaborazione storica che va avanti da tanto tempo, proprio perché è la logica continuità di quello che noi facciamo per valorizzare gli alimenti e quello che questi alimenti poi possono svolgere sulla salute umana. Quindi mi fa particolarmente piacere essere presenziali a questo primo appuntamento in cui i colleghi del Dipartimento di Farmacia esporranno le loro ricerche. Io purtroppo non potrò stare per tutto il tempo del webinar, quindi vi saluto e vi auguro un buon proseguimento e un buon lavoro. Grazie. Bene, ringraziamo Marcello. Sì, effettivamente, ovviamente il Dipartimento di Agraria è molto impegnato sul lato del NutraFood, appunto, poi il Dipartimento di riferimento per il centro. E vi ricordo sempre come l'evento invece di febbraio sarà proprio dalla scienza alla tavola, quindi tratterà quelli che sono tutti gli effetti benefici che possiamo avere dal pane, l'olio e il formaggio, quindi da una produzione ovviamente sostenibile e adeguata ovviamente.
A questo punto lascio la parola al nostro direttore, il direttore del centro Nutrafood, la professoressa Lucia Guidi. Grazie mille Federico, grazie a tutti, grazie alla presenza non soltanto per i saluti istituzionali di Marco e dei direttori di farmacia e al mio direttore perché appartengo al Dipartimento di Scienze Agrarie, ma grazie soprattutto ai presenti. Io appunto ho l'onore di dirigere questo dipartimento, un dipartimento che vede afferire una quantità indubbiamente notevole di ricercatori dell'area della medicina, dell'agraria appunto, della farmacia, ma anche della biologia e della medicina veterinaria. E l'idea di questi eventi, appunto pillole, era far vedere e soprattutto anche alla popolazione, in quella che Marco Raugi ha perfettamente sottolineato, cioè il ruolo della terza missione, comunicare le verità sul cibo. E questo perché? Cibo e salute. È chiaro che questo è un dualismo che è strettamente connesso. Il cibo può essere fonte di malattia, ma può divenire anche un'ottima sorgente per preservare la salute dell'uomo e degli animali in genere. Però è vero che nella nostra epoca moderna, soprattutto sui mass media e ancora di più sui social media, spesso la parola cibo viene usata in maniera impropria e è spesso fonte di fake news o, come già nel sito del Ministero Superiore della Sanità, le cosiddette bufale. Io credo che uno dei ruoli molto importanti del centro Nutrafood, oltre a quello di raccogliere ricerche che tutte sono inerenti proprio a questi aspetti importanti, cibo e salute, uno appunto dei ruoli importanti sia anche quello di fare chiarezza e divulgare in maniera corretta dei concetti che credo siano estremamente importanti non solo per tutti coloro che lavorano in questo settore, ma soprattutto anche per la cittadinanza. Anch'io non voglio rubare moltissimo tempo, chiaramente ringrazio gli oratori che in questo primo evento afferiscono principalmente, ma non solo, al Dipartimento della Farmacia. L'idea è quella di ogni evento sostanzialmente parleranno i ricercatori afferenti ai diversi dipartimenti che sono alla base del Centro Nutrafood. Sottolineo che questa volta non è solo la farmacia, ma lascio la parola a Federico che illustrerà, diciamo, le dinamiche di tutte le reazioni che verranno illustrate in questo pomeriggio. Grazie veramente a tutti. Sì, grazie Lucia. Allora, come ha accennato appunto il nostro direttore, abbiamo 3 docenti del Dipartimento di Farmacia impegnati da anni in quella che è la nutraceutica e quindi nella scaletta abbiamo inizialmente il professor Marco Macchia che ci parlerà delle proprietà nutraceutiche dell'olio extravergine di oliva, quindi il professor Vincenzo Calderone che ci parlerà della sulfaceutica, questo se l'ha inventato lui ovviamente, non credo che sia un termine scientifico, però rende l'idea di quello che stanno studiando, rende molto bene l'idea di quello che stanno studiando, cioè le evidenze farmacologiche e cliniche per l'impiego nutraceutico di composti naturali solforati, cioè di alimenti che contengono composti naturali solforati. Quindi abbiamo la professoressa Carlotta Granchi che ci parlerà invece dello zafferano e della crocetina, che sono anche loro un aiuto per la salute. A questi 3 docenti della del Dipartimento di Farmacia si affianca il dottor Diego Moriconi, che è invece del Dipartimento di Patologia Clinica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica, che ci parlerà invece dell'alimento nutraceutico per eccellenza, e cioè in pratica dell'acqua. Voi vi chiederete com'è che l'acqua può essere l'alimento nutraceutico per eccellenza, e il dottor Moriconi invece vi darà contezza di questo. Bene, quindi ho il piacere a questo punto di introdurre il primo oratore, che è il professor Marco Macchia, che ci parlerà delle proprietà nutraceutiche dell'olio extravergine di oliva. Olio extravergine di oliva che, come sappiamo, è in tutte le diete mediterranee, è uno degli elementi fondamentali della nostra dieta, appunto, ma anche della nostra produzione agricola, sia dal nord che da sud. Ogni regione ha il suo olio particolare, con le sue proprietà particolari, e il professor Macchia ci
spiegherà quali sono appunto le proprietà nutraceutiche, le proprietà benefiche che possiamo trovare nell'utilizzo dell'olio extravergine di oliva. Prego, professore. Sì, grazie Federico, grazie professor Da Settimo, buonasera a tutti. E innanzitutto sono molto felice di questa bellissima iniziativa, anche perché io sono molto legato a questo centro Nutra Food dal momento che ne sono stato per ben 6 anni il vice direttore, quindi sono davvero felice oggi di, come dire, di condividere questa interessante iniziativa, e in particolare, come già ha evidenziato il professor Da Settimo, qui parlerò appunto delle proprietà nutraceutiche dell'olio extravergine di oliva. Un attimo solo che... Eccoci qua. Allora, scusate, mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, a posto. Marco, scusate, perfetto. Vediamo, scusate, e sentiamo. Grazie. Grazie, grazie. Bene. Quindi l'argomento, vi dicevo, sono proprietà nutraceutiche dell'olio extravergine di oliva. Ovviamente, prima diciamo di parlare di questo, essendo anche io, diciamo che poi tutto sommato apro questa serie di incontri, mi fa piacere così, in poche parole, ricordare un po' che cos'è sono i nutraceutici, e in particolare mi piace ricordare il fatto che noi abbiamo avuto un incremento della nostra vita addirittura di 12 anni dalla fine degli anni 60, e tra l'altro noi italiani siamo tra i più longevi al mondo. Vi ricordo che praticamente per gli uomini abbiamo un'aspettativa di vita di circa 81 anni, per 85 anni invece per le donne. Questa è una slide che mi fa piacere evidenziare, che faccio sempre vedere quando parlo di nutraceutici, perché di fatto è una slide che potete prendere questa cosa dal sito della farmindustria, in particolare l'orologio della vita. Cioè, di fatto, grazie ai farmaci e alla ricerca e sviluppo dei farmaci, noi praticamente ogni anno guadagniamo 3 mesi di vita. E in particolare, vedete, stamattina alle 9.19.57, noi a partire dal 1° gennaio abbiamo guadagnato già 5 giorni di vita. Purtroppo ovviamente siamo in una fase drammatica, perché abbiamo un nemico che si sta mettendo contro la nostra vita. Quindi tutto quello che di cui stiamo parlando oggi chiaramente viene in secondo piano rispetto al grande, al drammatico problema che stiamo tutti vivendo legato a questa grave infezione che appunto è il Covid-19. Resta comunque il fatto che anche in questo caso le industrie, il settore farmaceutico è stato pronto, come stiamo vedendo, e grazie a una efficienza straordinaria oggi abbiamo a disposizione dei vaccini che sicuramente nel tempo permetteranno di prevenire il manifestarsi di questa infezione virale. Ma ritornando, diciamo, al nostro aspetto, cioè al fatto che noi abbiamo una vita più lunga, senza dubbio, se abbiamo una vita più lunga, però dobbiamo viverla in piena autonomia e con una buona salute psicofisica. E questo chiaramente tutti noi lo sappiamo. Chi di noi non ha un contapassi? Chi di noi non pensa alla cultura del benessere? E chiaramente l'esercizio fisico, e questa è una slide che mi piace far vedere perché evidenzia un po' il paradosso, no? Del fare esercizio durante un momento invece di sedentarietà, come di fatto può essere il lavoro, chi di noi, diciamo, non pensa anche ad avere una dieta sana e equilibrata? Ma oltre a una dieta sana e equilibrata, certamente l'altro aspetto importante è il fatto che l'alimentazione può essere collegata appunto a questa disciplina scientifica oramai, che è appunto la nutraceutica. Quindi che cos'è la nutraceutica? La nutraceutica studia gli effetti benefici che esercitano gli alimenti o i loro costituenti sulla salute. E a tal proposito, come tutti noi sappiamo, noi siamo diciamo, fra gli stati che seguono la dieta mediterranea, che peraltro è patrimonio dell'UNESCO. E sicuramente, essendo tra i più longevi al mondo, la nostra dieta mediterranea non c'è dubbio che abbia contribuito con tutti i suoi alimenti. E diciamo, giusto per entrare più nel merito, la nutraceutica tratta sia alimenti funzionali, ovvero degli alimenti di consumo corrente che producono benefici oltre alla nutrizione di base, e un esempio è proprio l'olio extravergine d'oliva, di cui parleremo a breve, ma anche, diciamo, la nutraceutica parla di integratori alimentari, che non sono altro che una fonte concentrata di
sostanze in forme di capsule, pastiglie, eccetera. Vi ricordo una cosa importante, che oggi da un punto di vista regolatorio, appunto, la nutraceutica rientra proprio nelle regole, nel regolatorio, appunto, dei prodotti alimentari e degli integratori alimentari. Un esempio di integratore alimentare, per esempio l'omega 3 che si utilizza, si prende assumendo delle pilloline, delle capsuline di gel, ma voglio ricordarvi a tutti che questi omega 3 possiamo prenderli anche col pesce azzurro, con altri pesci. Chiaramente questi integratori alimentari che contribuiscono alla normale funzione cardiaca, quindi vedete il concetto di nutraceutica come prevenzione per le malattie, ecco che però chiaramente uno può scegliere se un alimento funzionale o un integratore alimentare. L'integratore alimentare ovviamente ha un dosaggio fisso, l'alimento funzionale deve avere ovviamente un concentrato opportuno di queste sostanze nutraceutiche. Un altro aspetto che è sempre importante da ricordarci è che quando parliamo di alimenti funzionali, di integratori, di nutraceutici, l'indicazione sulla salute deve essere sempre corretta e non falsa. E quindi è chiaro che noi abbiamo gli esperti che sono i farmacisti, i medici, che devono filtrare ovviamente le giuste informazioni su quei prodotti che effettivamente hanno la capacità di prevenire il manifestarsi di alcune patologie che ci permettono effettivamente di arrivare ad avere un buono stato di salute psicofisica nella vita lunga e quindi, diciamo, prevenire alcune forme patologiche. Ovviamente proprio per evitare i rischi che ci siano cattive informazioni su questi prodotti nutraceutici, esiste un regolamento, il regolamento della Comunità Europea, che prevede appunto che debbano essere riconosciuti delle indicazioni, delle rivendicazioni salutistiche, che poi si chiamano health claim, sui prodotti alimentari. Quindi tutte le volte che voi trovate in farmacia, nella grande distribuzione, ovviamente controllata, un'etichetta che parla di proprietà salutistiche, ricordatevi che c'è sempre dietro una domanda di autorizzazione a un ente, un'autorità europea che si chiama EFSA, che tra l'altro ci tengo a ricordare ha sede in Italia, ha sede proprio a Parma. E EFSA dà l'autorizzazione di rivendicazioni salutistiche sulla base di studi relativi all'indicazione della salute. Quando l'indicazione salutistica è approvata, si parla della sostanza o delle sostanze che determinano questo effetto salutistico, si parla dell'indicazione della salute e si parla anche delle condizioni d'uso, ovvero della quantità necessaria delle sostanze nutraceutiche per poter avere quell'effetto salutistico di tipo preventivo. Quindi la nutraceutica ha come fondamento la ricerca, perché proprio dalla ricerca nascono nuove idee per poter poi permettere appunto di validare un health claim a livello appunto e poter rivendicare un reale effetto salutistico. Ma questa ricerca, mi piace evidenziare, deve essere una ricerca integrata, ovvero deve integrare sicuramente più competenze. E da qui il fatto che noi oggi abbiamo una società, la Società Italiana di Nutraceutica, che si chiama SINUT, che aggrega ovviamente una società scientifica che aggrega tutti i ricercatori che lavorano appunto in questo campo. E in particolare mi onoro di essere parte appunto del comitato scientifico proprio della Società Italiana di Nutraceutica. Venendo all'argomento più specifico che mi riguarda, l'olio extravergine di oliva, diciamo che è componente della dieta mediterranea, l'olio extravergine di oliva, oramai ci sono studi clinici che accreditano senza dubbio il fatto che l'olio è un cardioprotettivo, cioè ha proprietà per prevenire il manifestarsi di malattie a livello cardiovascolare. E in particolare c'è una sostanza che si chiama acido oleico, che di fatto, vedete, è scritto qui proprio anche in una maniera piuttosto tecnica, permette, diciamo, di mantenere i normali livelli di colesterolo dal momento che, facendo uso di olio e quindi di acido oleico, si sostituiscono i grassi saturi con i grassi insaturi. E questa è proprio una rivendicazione salutistica di EFSA. Questa, giusto per farvi vedere la differenza tra un acido saturo, vedete, io sono un chimico farmaceutico che non ha il doppio legame come l'acido oleico. Ma un'altra serie di sostanze che hanno un ruolo importantissimo a livello salutistico sono senza dubbio i polifenoli dell'olio d'oliva. E in particolare
La rivendicazione salutistica, sempre di EFSA, dice che i polifenoli e i loro derivati contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo. In altri termini, che cosa succede? Succede che questi polifenoli impediscono che dei radicali liberi che vengono fuori, purtroppo, dall'ossigeno che noi assumiamo costantemente, vadano a creare un danno a livello delle cellule vascolari. Quindi, diciamo, in questo modo si riesce ad avere un effetto di protezione, appunto, dei lipidi ematici che creano uno stress ossidativo, creerebbero uno stress ossidativo a livello dei vasi sanguigni. Quindi un effetto al solito cardioprotettivo a livello del sistema cardiovascolare. Guardate, interessante che l'EFSA dice che l'indicazione di questi polifenoli deve prevedere almeno 5 mg per 20 grammi di olio. Quindi, in pratica, noi dobbiamo avere un olio d'oliva che contenga almeno 5 mg di questi fenoli e di questi polifenoli. 5 mg per 20 grammi corrispondono circa 250 ppm di questi fenoli e polifenoli. Per ppm sono parti per milione, quindi considerate veramente piccole quantità. Un altro claim salutistico, sempre che riguarda l'olio extravergine d'oliva, è la vitamina E. La vitamina E che, come potete vedere, contribuisce anch'essa alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Bene, noi nel nostro gruppo di ricerca lavoriamo proprio a fare ricerca sull'olio extravergine d'oliva e in particolare ci dedichiamo proprio a studiare i fenoli e polifenoli dell'olio extravergine d'oliva, cioè per capire se al di là dell'effetto cardioprotettivo ci possono essere altri effetti per prevenire il manifestarsi di altre patologie. E in particolare, quindi, oltre a questo, che è il claim legato all'effetto salutistico cardioprotettivo, noi stiamo andando a studiare altri effetti. E la storia, vedete, questi sono i quattro polifenoli, diciamo, i fenoli e polifenoli più interessanti, che si parla anche di biofenoli. La storia nasce dall'olio cantale. L'olio cantale è una molecola che ha dà proprio la sensazione caratteristica di pungente dell'olio. Quindi quando voi sentite quell'effetto pungente è che è proprio legato all'olio cantale, presente nell'olio. E la storia dell'olio cantale nasce con questo articolo in cui praticamente si vide che l'olio cantale ha delle proprietà antinfiammatorie comparabili all'ibuprofene. Attenzione, la quantità di olio cantale nell'olio d'oliva è molto bassa, nell'ordine delle parti per milione, quindi è una quantità tale da non giustificare un effetto antinfiammatorio. Però vedete, oltre all'effetto antiossidante, questo ha aperto ad altre strade, quindi una prevenzione verso l'infiammazione, verso la neurodegenerazione, ma anche verso il cancro. Ed è quello su cui noi di fatto stiamo lavorando. Questo, mi preme ricordare, sono tutti i professori, i ricercatori, i dottorandi, i borsisti che hanno condiviso con me nel gruppo di ricerca tutte queste ricerche che ora vi racconterò. Quindi vi ringrazio in maniera particolare. E voglio anche ricordare che questa prima ricerca è stata fatta anche con dei farmacologi proprio del nostro dipartimento, che hanno appunto con noi sviluppato questa ricerca. Il problema iniziale era che l'olio cantale non è disponibile commercialmente, quindi noi siamo dei chimici, abbiamo provato a sintetizzarlo, ma ovviamente, vedete, la sintesi è molto complessa, quindi abbiamo praticamente optato per un'estrazione. Da 100 grammi di olio extravergine arriviamo ad avere 10 mg. Tutto questo ovviamente oramai l'abbiamo ottimizzato e, come sapete, no, quando si fanno questi processi poi si vanno a ottimizzare. E questo è il primo lavoro effettivamente con i nostri amici farmacologi in cui abbiamo dimostrato che l'olio cantale anche noi ha delle proprietà antiproliferative e quindi potrebbe avere la potenzialità di essere anche un preventivo del cancro. Guardate, praticamente qui si vede, vedete la curva che va in basso? Sono praticamente le cellule di melanoma trattate con olio cantale isolato dall'olio extravergine d'oliva e si vede chiaramente che, vedete che la proliferazione delle cellule cala, mentre vedete questa linea che praticamente si mantiene orizzontale, sono cellule normali, quindi cellule non tumorali. Quindi questo ha dimostrato in maniera chiara, anche da noi, come effettivamente l'olio cantale sia un ottimo antiproliferativo, ma dall'altra parte non abbia citotossicità verso le cellule normali.
ovviamente sempre un effetto di prevenzione. Ma abbiamo anche studiato la neuroprotezione, cioè se effettivamente l'olocantale potesse avere anche proprietà neuroprotettive. E quindi ci siamo appoggiati, abbiamo collaborato con un gruppo che da anni della nostra università lavora sulla proteomica, anche collaborando con altri centri di ricerca italiani. E abbiamo appunto evidenziato in questo lavoro come effettivamente stressando delle cellule con acqua ossigenata, quindi creando un danno, si vede che cellule proprio neuronali, si vede che con l'olocantale abbiamo una protezione a livello delle cellule appunto neuronali. Ovviamente noi ci siamo anche occupati di dosare questi polifenoli nell'olio extravergine d'oliva e abbiamo messo appunto dei metodi proprio che ci permettono di dosarli e di quantificarli nei vari oli. In particolare vi ricordo l'olocantale, oleaceina, ma anche che cosa? Dei fitoestratti che contengono questi quattro polifenoli, fenoli a varie concentrazioni. E per esempio abbiamo avuto l'opportunità di studiare due fitoestratti. Uno, vedete, ricco di olocantale con un contenuto più basso di oleaceina, e l'altro, il P2, ha un contenuto più elevato di oleaceina. Anche l'oleaceina è un fenolo, un polifenolo dotato di interessanti proprietà salutistiche. Quindi abbiamo evidenziato che cosa? Che in questo lavoro, che di fatto questi polifenoli dell'olio extravergine d'oliva, sia da soli ma anche come fitocomplessi, e vi ricordo abbiamo visto anche due tipi diversi di fitocomplessi, di fatto hanno un effetto chemiopreventivo per tumori cutanei non melanoma. Inoltre abbiamo anche studiato in particolare, vi dicevo, l'oleaceina, proprio tra l'altro su degli interessanti mediatori endogeni che sono i microRNA, che sono dei modulatori talvolta dell'attività dei tumori, e quindi noi abbiamo dimostrato che oleaceina ha delle proprietà interessanti in questi modelli. Ma anche abbiamo visto che oleaceina e l'oleocantale hanno la capacità di agire anche sull'espressione di adipociti, quindi in situazioni di dismetabolismo, in situazioni di obesità. Questa è una ricerca interessante che così io accenno e basta, perché come è già stato ricordato, il 19 marzo si parlerà di scarti vegetali da rifiuto, eccetera. Questa è proprio una ricerca integrata che ci ha visto anche noi collegati a questo tipo di ricerca. È un progetto di filiera, vedete, tra varie università e CNR, proprio perché ha l'obiettivo di sviluppare dei sistemi di rilascio, dei bio device, a base di fibre biocompatibili per il processo di rigenerazione tissutale. Questi sono i gruppi di ricerca che hanno lavorato a questo progetto, e in particolare questo è il primo lavoro, ne seguirà a breve un altro, ma in particolare qual è il concetto? Noi partiamo praticamente dalle foglie d'ulivo autoctone toscane, che tra l'altro sarebbe un biomateriale di scarto, ne facciamo un fitoestratto ricco di oleoperina e altri polifenoli e poi li inglobiamo in queste cellule. Ovviamente noi ci occupiamo soltanto di capire qual è il miglior fitoestratto, poi lo diamo ai colleghi che lo inglobano, per appunto ottenere questi biodevice che contengono, inglobati in delle fibre biocompatibili, questi fitoestratti per questi processi di rigenerazione tissutale. Quindi molto bello il progetto, il concetto proprio di filiere, dalle foglie fino ai biodevice. Ma un altro argomento che stiamo studiando è come invecchia l'olio, perché tutti noi abbiamo il concetto insito in tutti noi che ovviamente il vino vecchio è l'olio nuovo, e in particolare appunto la qualità dell'olio è legata molto spesso proprio al fatto che è olio fresco dell'annata. Quindi noi stiamo andando proprio a studiare questo, a capire come si evolve questa popolazione di polifenoli nell'olio extravergine d'oliva mano a mano che invecchia, cioè nel tempo. E in particolare una cosa importante da dire è che la qualità ovviamente dipenderà da chi? Dal cultivar, cioè dalla specie di oliva, dalla raccolta, dalla frangitura, ma anche dall'acidità e dai perossidi. Quindi è chiaro, ecco perché l'importanza di un olio extravergine d'oliva. E l'invecchiamento però dell'olio dipende da che cosa? Da tre fattori fondamentali, che sono la luce, l'aria e la temperatura.
E noi stiamo lavorando proprio su questo. Io vi voglio far vedere, questa è un'etichetta di un olio, e in particolare vedete c'è scritto conservare in un luogo fresco, a riparo dalla luce e da fonti di calore, e la temperatura ideale è da 12 a 15 gradi centigradi. Questo perché se andiamo a temperature più alte, anche sopra 20 gradi, si inizia ad accelerare quel processo appunto di, come dire, di degradazione a livello dei vari componenti. L'invecchiamento dell'olio. Qui mi piace ricordare un lavoro che abbiamo fatto con la professoressa Giovannetti e altri collaboratori, in cui abbiamo proprio evidenziato che cosa? Abbiamo evidenziato come gli oli toscani, anche di contenuto diverso, abbiano differenti comunità di lieviti, che vanno anche a influire, i lieviti vengono fuori dalla buccia, che poi va dell'oliva, che poi va nell'olio, che poi vanno a influire anche nella stabilità e vanno anche a influire sulle varie variazioni. Mi rimane un minuto circa e vi voglio raccontare una ricerca che stiamo sviluppando, molto recente, cioè il fatto che nell'olio vecchio è stato evidenziato da un gruppo di ricercatori greci che l'olio cantale si ossida ad acido oleocantalico, e in particolare questo acido oleocantalico è diventato quasi un marker, un marcatore dell'invecchiamento dell'olio. Questo è il lavoro dei greci, guardate, vedete, dall'olio fresco a bassi contenuti di questo acido oleocantalico, dopo 24 mesi si arriva ad avere un contenuto, direi, significativo. E noi stiamo proprio lavorando a questo. Questo è un lavoro che abbiamo proprio sottomesso e tra l'altro, quindi ovviamente è stato accettato dopo piccole modifiche, quindi siamo in attesa dell'accettazione finale, speriamo che vada tutto bene, ma mi piace ricordare che siamo stati, diciamo, forse i primi che hanno descritto come si caratterizza e come si prepara questo acido oleocantalico. Come lo prepariamo? Stressando l'olio, perché se io non lo stresso non arriva a avere quantità elevate. E guardate, vedete, a 80 gradi alla luce, chiaramente dopo 14 giorni si ottengono quantità significative di acido oleocantalico e un calo importante dell'olio cantale. Quindi la domanda è, ma l'acido oleocantalico, che tra l'altro dal gruppo dei greci che l'ha isolato per la prima volta è stato descritto su dei saggi preliminari e basta come in grado di agire come protettivo della neurodegenerazione, ma la domanda è, l'acido oleocantalico, quindi nell'olio che invecchia, si cominciano ad avere dei componenti anch'essi dotati di proprietà statistiche? Quindi noi ora abbiamo l'acido oleocantalico e lo stiamo studiando con tanti altri ricercatori proprio per verificare tutto questo. Mi piace anche evidenziare ovviamente che, come già ho detto, la qualità dell'olio è un prerequisito molto importante e che quindi l'olio extravergine d'oliva è un utile nutraceutico per la prevenzione di malattie cardiovascolari, ma che stiamo studiando per capire se può diventare utile per la prevenzione anche di altre patologie come tumorali o neurodegenerative. Grazie a tutti. Grazie Marco. Grazie del tuo intervento. Non so se ci sono domande, Lucia. Sì, ce n'è una. Non sento niente. Un attimo, no, non so se. Se no andiamo avanti, come preferisci, eh? Io avrei passato una domanda. Ah, ecco, perfetto. Ok, allora ci chiedono, professor Macchia, se la cottura può alterare le proprietà salutistiche dell'olio extravergine di oliva. Questa è una bella domanda, perché tante volte ci si chiede, no? Ma conviene friggere con l'olio extravergine di oliva oppure con l'olio altro? È vero, no? Allora, questo è interessante perché è stato proprio evidenziato che l'olio, vi dico questo perché è una curiosità, l'olio extravergine d'oliva praticamente si comincia a degradare proprio perché ha un contenuto elevato di insaturi, ha una temperatura più elevata rispetto alla temperatura praticamente che è necessaria per friggere. Quindi, fondamentalmente, mi pare si parli di punto di fumo, no? Ecco, quindi l'olio extravergine d'oliva rispetto a altri oli ha proprio questa caratteristica di essere indicato anche proprio per poter friggere. Quindi da questo punto di vista direi è chiaro che
se noi abbiamo questi polifenoli, io penso che l'indicazione salutistica è di prendere l'olio a crudo. Anche tutti i test, gli studi che sono stati fatti per le proprietà cardioprotettive sono stati fatti proprio, come dire, assumendo, no, durante il giorno una certa quantità di olio. Normalmente vi dico che la quantità indicata sono circa 2 cucchiai o più al giorno. Lo studio, diciamo, delle proprietà cardioprotettive mi pare fu fatto su 3-4 cucchiai di olio al giorno, però ovviamente cucchiai di olio a crudo. Ma è interessante, volevo dire questa cosina sul fatto di friggere, perché mi sembrava interessante come aspetto dell'olio extravergine. Poi ovviamente è una questione di gusto, c'è chi gli piace di più non sentire, no, il sapore dell'olio. È un po' come la maionese, no? Tante volte la maionese si fa con un olio di semi e non con l'olio d'oliva. Bene. Bene, perfetto, grazie professor Macchia. Quindi passerei la parola al professor Calderone, sempre docente del Dipartimento di Farmacia, che appunto ci parlerà dell'impiego nutraceutico di composti naturali solforati, quella che lui ha appunto coniato, la sulfaceutica. Prego professore. Ringrazio il professor Da Settimo per aver introdotto la mia chiacchierata, questo intervento breve e divulgativo. La storia del sulfaceutico ve la racconto alla fine. Mi piacerebbe vantare la paternità, non è così, ma ve lo dico in fondo. Ringrazio anche la professoressa Luigi, Lucia, per questa iniziativa veramente molto divertente, molto azzeccata, molto in linea con i tempi e con la necessità di fare una corretta informazione in ambito nutraceutico. E approfitto anche per ringraziare allora chi mi ha preceduto, ma il professor Marco Macchia, perché ha fatto un assist assolutamente utile, ha spiegato cos'è un nutraceutico e quindi non serve per introdurre questa mia chiacchierata, che appunto è la sulfaceutica, cioè la nutraceutica dei composti naturali solforati, e in particolare la nutraceutica di questi composti in relazione a un gas che è il solfuro di idrogeno. Solfuro di idrogeno che tutti conosciamo. Solfuro di idrogeno che tutti conosciamo perché è il responsabile, quel gas che è responsabile della puzza anche abbastanza intensa e sgradevole, per esempio dell'uovo marcio o in generale di materiali in decomposizione. È responsabile dell'odore sgradevole che abbiamo ad esempio alle solfatare, fonti naturali di solfuro di idrogeno, o per esempio in acque termali sulfure. Il solfuro di idrogeno effettivamente deriva anche da attività antropiche, spesso come inquinante di origine industriale, ma non è soltanto organoletticamente cattivo, cioè in altri termini non è il problema del solfuro di idrogeno solamente la sua puzza, ma effettivamente c'è un altro piccolo problema. Il solfuro di idrogeno è un veleno metabolico, è un veleno della respirazione, e ha adeguate concentrazioni nell'aria, se respirato, è un veleno potenzialmente letale. E non è un caso, infatti, che la prima parte della vita del solfuro di idrogeno come protagonista di quello che è stato l'interesse, lo studio delle discipline biomediche, sia stato quello di essere un po' il Mr. Hyde, cioè essere una sostanza vista con occhi certamente di diffidenza, vista solamente per i suoi aspetti appunto tossicologici. Se ne occupò già addirittura nel XVIII secolo Bernardino Lamazzini, che mi piace sempre ricordare come figura di uomo e di scienziato, perché è un po' il padre della medicina del lavoro. Lui si accorse che determinati lavoratori, per esempio lavoratori dei pozzi neri, accusavano determinati specifici disturbi che lui attribuì a un vapore, a un qualche cosa che loro respiravano. Non aveva gli strumenti per poterlo allora determinare. Oggi sappiamo che Ramazzini aveva perfettamente ragione, questi lavoratori effettivamente respiravano H2S, solfuro di idrogeno, e si sentivano male, e nei casi più gravi avevano sintomi anche particolarmente preoccupanti. Quindi fino a questa storia negativa, la storia di H2S, solfuro di idrogeno come cattivo della situazione,
ha una svolta però alla fine del secolo scorso, cioè nel 1996, quando due ricercatori giapponesi, il gruppo di Hideo Kimura, riescono a rilevare la presenza di solfuro di idrogeno nel cervello di soggetti umani, ma la cosa più importante è che questo solfuro di idrogeno era lì non perché inalato, non perché proveniente dall'esterno, ma era lì perché prodotto nel cervello dell'uomo, oggi sappiamo anche dei mammiferi in generale, è prodotto attraverso un enzima specifico che ha un brutto nome, si chiama cistationina beta sintasi, e quindi questi ricercatori ipotizzarono che se era lì ed era specificamente prodotto, effettivamente ci doveva essere un suo ruolo come neuromodulatore. Da lì parte quindi la storia di H2S, anche non solo Mr. Hyde, ma anche Dr. Jekyll, cioè forse c'è un ruolo anche positivo, c'è un ruolo fisiologico nel nostro organismo. In effetti, gli studi successivi hanno poi consentito di capire che il solfuro di idrogeno fa parte di un gruppo di mediatori endogeni, quelli che Rui Wang ha chiamato una combriccola, una ciurma, che sono i cosiddetti gas trasmettitori, cioè sostanze gassose prodotte in concentrazioni, in quantità molto modeste, molto basse nel nostro organismo, perché a quantità più alte sarebbero tossiche, ma queste sostanze, se prodotte in fisiologiche quantità, quindi a fisiologici livelli, svolgono un ruolo importante per la modulazione di molti processi biologici. La storia dei gassosmettitori, vi ricordo che nasce negli anni 80 con la scoperta del primo di questi, che mi piace definire il re dei neurotrasmettitori, che è l'ossido nitrico, che fruttò un triplice premio Nobel a Furtwängler, a Murad e a Luis Ignarro, e che poi si è evoluta attraverso la scoperta di altri due. Uno è il monossido di carbonio, che, diciamo la verità, fa sempre una certa antipatia, per arrivare alla fine degli anni 90 con l'arruolamento anche del solfuro di idrogeno. Quindi è qualcosa di più di un neuromodulatore, è un gas trasmettitore. Un gas trasmettitore che effettivamente viene prodotto non solo nel cervello dalla cistationina beta-sintasi, come osservato inizialmente da Abe Kimura, ma viene prodotto ubiquitariamente in tutto il nostro organismo, viene prodotto ubiquitariamente attraverso non uno ma ben tre sistemi enzimatici distinti, quindi cistationina beta-sintasi, cistationina gamma-liasi e cisteina aminotrasferasi in tandem con un altro enzima che è la mercaptopiruvato solfotrasferasi. Tutti e tre questi sistemi prendono la cisteina come substrato, la trasformano in H2S. Ecco, questa molteplicità di vie di produzione suggerisce il ruolo estremamente importante di questa sostanza, di questo gas, nella modulazione di diversi processi in diversi distretti dell'organismo. In effetti, oggi sappiamo perfettamente, per gli studi che negli anni si sono poi sviluppati, che il solfuro di idrogeno non è solamente un modulatore a livello centrale del sistema nervoso come inizialmente osservato, ma che svolge anche un ruolo di regolazione di quello che è il sistema endocrino, ma che anche svolge un ruolo di regolazione di quelli che sono i sistemi respiratorio e gastroenterico, soprattutto attraverso un ruolo che a concentrazioni fisiologiche esplica regolando la risposta infiammatoria, in particolare inibendo la risposta infiammatoria a concentrazioni fisiologiche. Il solfuro di idrogeno poi è un portentoso, analogamente agli altri gas trasmettitori, è un portentoso regolatore della funzione cardiovascolare. Ed è proprio su questa che concentro questi pochi minuti di questa chiacchierata, per due motivi: uno, perché svolge a questo livello un'azione particolarmente importante, particolarmente imponente, poi perché effettivamente è l'oggetto maggiore dell'interesse scientifico del mio gruppo e mio nei confronti di questo gas trasmettitore. Perché a livello cardiovascolare effettivamente il solfuro di idrogeno svolge una funzione di controllore della pressione sanguigna, in particolare ha un'azione di abbassamento dei livelli di pressione sanguigna, svolge un ruolo di controllo nei confronti della funzione emostatica, in particolare regola in senso inibitorio l'aggregazione piastrinica, protegge l'albero vascolare dallo stress ossidativo e da fenomeni infiammatori, ed è inoltre un modulatore interessante come cardioprotettore ed è implicato nel fenomeno cosiddetto precondizionamento ischemico, cioè nei
meccanismi endogeni di autodifesa che il cuore, ma della verità anche altri organi, vanno a promuovere per difendersi da da un'ischemia, quindi da una situazione patologica ischemica. Andando ad analizzare un po' questi effetti cardiovascolari, abbiamo detto regola la pressione arteriosa perché è un vasodilatatore. È un vasodilatatore che agisce attraverso molteplici target, quindi agisce sul vaso arterioso in particolare, promuovendone la dilatazione, e questo avviene attraverso meccanismi d'azione molteplici. Lui, H2S, come gli altri gasometitori, è un agente, così si può dire, pleiotropico, cioè agisce su vari distretti e con più meccanismi d'azione. Ecco, tra questi vi sono, per esempio, influenze su determinati canali ionici espressi sulla muscolatura liscia vascolare, e devo dire che tra i vari meccanismi descritti io ho l'orgoglio di poter rivendicare la delucidazione di uno di questi, di uno tra i più rilevanti, che è l'attivazione di uno specifico canale ionico, che è un canale ionico del potassio voltaggio operato, attraverso cui la muscolatura liscia si iperpolarizza e quindi provoca poi una dilatazione dei vasi. Accanto al ruolo vasomotore, quindi di vasodilatatore, quindi agire sulla muscolatura, provocando quindi una differenza di calibro dei vasi, è interessante notare anche, questo l'abbiamo descritto recentemente in questo articolo, che attraverso molteplici meccanismi d'azione, che ora non ho il tempo né modo di andare a dettagliare, il solfuro di idrogeno esplica un'azione protettiva nei confronti dell'endotelio vascolare, cioè di quello strato unicellulare che riveste il lume dei vasi, sia venosi sia arteriosi, strato che è fondamentale per il mantenimento di una corretta omeostasi, una corretta funzione del sistema circolatorio, e endotelio che è il target, che è l'oggetto di danno da parte di diverse situazioni patologiche, per esempio il diabete, per esempio la ipercolesterolemia, situazioni patologiche che vanno a provocare un disturbo che chiamiamo disfunzione endoteliale, disturbo che poi è prodromico nei confronti di svariate patologie cardiovascolari, tra cui per esempio l'aterosclerosi, tra cui l'ipertensione, tra cui la predisposizione e l'incidenza di fenomeni tromboembolici. Solfuro di idrogeno protegge, è in grado di esercitare un'azione protettiva nei confronti dell'endotelio vascolare, quindi è un agente che, se prodotto a livelli opportuni nell'organismo, riesce a controbilanciare questi fattori di rischio. Ancora, nel cuore, dicevamo prima, il solfuro di idrogeno è un mediatore fondamentale del cosiddetto precondizionamento ischemico, cioè in presenza di adeguate concentrazioni fisiologiche di solfuro di idrogeno, il cuore eventualmente soggetto ad un fenomeno di esposto a un fenomeno di ischemia e riperfusione, quindi un infarto per esempio acuto del miocardio, subisce un danno un po' minore rispetto a quello che subirebbe in assenza di questi mediatori del precondizionamento ischemico. Anche in questo caso osserviamo che l'azione protettiva del solfuro di idrogeno a livello del cuore è esplicata attraverso una miriade di meccanismi d'azione estremamente vari, che comunque tutti contribuiscono in modo uniforme, in modo coerente, a conferire questa maggior resistenza del tessuto cardiaco. E anche in questo caso abbiamo descritto questo fenomeno più volte nei nostri studi. Ovviamente, se il solfuro di idrogeno esercita un ruolo protettivo a livello cardiovascolare ed è il suo mestiere fisiologico fare questo tipo di protezione, non sorprende che in determinate patologie cardiovascolari, per esempio nelle patologie cardiovascolari che univocamente, che di fatto irreversibilmente accompagnano il diabete, nelle patologie cardiovascolari che accompagnano e sono intimamente legate alla disfunzione endoteliale, andiamo ad osservare molto spesso, e anche molti studi clinici ce lo dicono, una non adeguata produzione di solfuro di idrogeno. Quindi in qualche modo il solfuro di idrogeno, col suo ruolo protettivo, quello endogeno, non riesce a controbilanciare determinati fattori di rischio, e quindi il quadro evolve verso il disturbo, verso la malattia cardiovascolare. Ma allora, se in queste situazioni il solfuro di idrogeno non è prodotto in quantità adeguate, o pur prodotto in quantità adeguate non ce la fa, è troppo poco comunque per controbilanciare le situazioni di rischio, capite che questo è un assist formidabile per il farmacologo, per noi farmacologi, perché si accende la lampadina. Ma se non basta quello endogeno, proviamo a fornire
dall'esterno solfuro di idrogeno. E quindi in questi anni, questi 20 anni dalla sua scoperta, è stata ipotizzata la possibilità di somministrare solfuro di idrogeno esogeno, ma in che modo? In un modo che sia ovviamente analogo a quello endogeno, cioè deve essere somministrato però mantenendo concentrazioni basse, costanti nel tempo, quindi che vadano a simulare il gas almettitore endogeno. A questo proposito sono nate, sono state progettate e sintetizzate dall'industria farmaceutica, dai laboratori universitari di chimica farmaceutica, molti composti di sintesi che hanno questa capacità. La chiacchierata di oggi verte però su una domanda fondamentale, ma a parte composti di sintesi, esiste un ruolo per composti naturali e l'H2S? C'è qualche sostanza naturale che è un nutraceutico che però si basa sull'H2S? Beh, facciamo un paio di esempi. Tutti conosciamo benissimo gli effetti cardiovascolari dell'aglio. L'aglio sappiamo benissimo che è in grado di assicurare un controllo adeguato, dimostrato da studi clinici, della pressione arteriosa, come dico sempre io a battuta, è in grado di assicurare anche una vita di solitudine, perché ne faccia un consumo è un abuso, però al di là delle battute, certamente sappiamo perfettamente che l'aglio è un antipertensivo in situazioni borderline, non moderate di ipertensione, se assunto a dosaggi adeguati. Quello che però è emerso solo di recente è che i responsabili dell'azione cardiovascolare dell'aglio, di prestazione benefica, sono composti solforati, guarda caso, e sono composti cosiddetti polisolfuri allilici. Nel 2014 il gruppo di Knaus scopre, fa una scoperta molto interessante. Scopre che effettivamente l'aglio provoca un'azione vasodilatatoria, quindi antipertensiva, sia attraverso questi composti solforati, ma attenzione, non sono loro a produrre l'azione vasodilatatoria, a produrre l'azione antipertensiva, ma sono loro solo attraverso la liberazione del solfuro di idrogeno. Quindi non agiscono loro come tali, ma nell'organismo vengono trasformati in solfuro di idrogeno. In quegli stessi periodi il mio gruppo di ricerca si stava invece focalizzando l'attenzione su un'altra classe di sostanze naturali solforate diverse dai polisolfuri allilici, che sono gli isotiocianati. Gli isotiocianati sono sostanze naturali estremamente eterogenee da un punto di vista strutturale, tipiche, non esclusive, ma tipiche, assolutamente caratteristiche della famiglia delle brassicacee, famiglia vastissima, famiglia botanica vastissima, in cui però riconosciamo molte piante edibili, molte piante di comune uso alimentare, che vanno dai cavoli, broccoli, senape, rafano, ravanelli, eccetera, eccetera, rucola, il daikon, eccetera, quindi una vastissima gamma di piante di uso alimentare appartengono a questa famiglia, e tutte queste hanno isotiocianati tra loro estremamente, estremamente eterogenei dal punto di vista strutturale. Bene, noi parallelamente al lavoro di Knaus, noi stavamo valutando quelle stesse metodiche, cosa fanno gli isotiocianati. Scopriamo che gli isotiocianati, come i polisolfuri allilici, sono dei generatori, diciamo così, lenti, costanti, di solfuro di idrogeno. E quindi questa nostra scoperta ci portò a formulare un'ipotesi, una domanda. Ma allora non è che sono gli isotiocianati attraverso il solfuro di idrogeno, e quindi il solfuro di idrogeno è il vero responsabile dei diversi, svariati effetti biologici, effetti qualche volta anche farmacologici, che attribuiamo alle brassicacee? E tra l'altro la cosa è, che abbiamo descritto in quest'altro lavoro molto, molto recente, in qualche modo suggerito ulteriormente da una situazione molto, molto indicativa. Cioè quasi tutti gli effetti farmacologici che sono stati nel tempo attribuiti agli isotiocianati anche prima della scoperta del solfuro di idrogeno, beh, di fatto si sovrappongono perfettamente con quelli del solfuro di idrogeno. Per esempio, il sulforafano, uno dei più studiati isotiocianati naturali, è in grado di proteggere i vasi arteriosi, in particolare da una deriva, da una progressione di un fenomeno aterosclerotico. Guardate, fa esattamente quindi quello che sappiamo fare l'H2S. Il sulforafano, ancora una volta, protegge i cardiomiociti, quindi le cellule cardiache, dall'esposizione a insulti di tipo ischemico. Il gruppo del amico, del collega, professor Moreno Paolini di Bologna, invece scopre che una brassicacea, il cavolo nero toscano, è in grado di proteggere e di migliorare il quadro ipercolesterolemico. Questo in lavori preclinici, in lavori preliminari preclinici.
Noi ci siamo dedicati anche noi a questi isocianati, ma anziché al sulforafano abbiamo maggiormente concentrato la nostra attenzione su un altro, sulla erucina. Erucina è un isocianato caratteristico della rucola, presente nelle foglie e ancora più in concentrazioni maggiori nei semi della rucola. Erucina l'abbiamo provata ancora una volta sul cardiovascolare, scoprendo che erucina mostra attività vasodilatatorie, ancora una volta simile all'H2S, e antipertensive in modelli sperimentali di ipertensione, però effettivamente rispetto ai lavori precedenti abbiamo fatto un piccolo passo in più, piccolo, grande, non lo so, lo direte voi, cioè abbiamo effettivamente dimostrato che non è erucina a compiere questi effetti, a compiere questa attività, ma lo fa attraverso la liberazione di solfuro di idrogeno, di H2S. Consentitemi di collegare, di correlare questi dati preclinici che ho riassunto in pillole, tanto per stare nel tema di questa carrellata di interventi, con un paio di evidenze cliniche molto interessanti. Questo è uno studio condotto qualche anno fa in Cina, da un punto di vista metodologico, uno studio clinico, uno studio di coorte, uno studio prospettico, metodologicamente forse non ineccepibile, ma ha un dato estremamente forte. È stato condotto su quasi 135.000 pazienti, quindi un numero enorme, pazienti relativamente giovani, quindi di età tra i 53 e i 55 anni, maschi e femmine, che sono stati seguiti per 5 anni. Bene, in questo studio sono state valutate tante cose, ma concentriamoci su una in particolare, guardate gli istogrammi verdi. Questi pazienti divisi in 5 gruppi, in 5 quintili, in relazione al consumo di brassicacee, è fatto 1, cioè attribuito al quintile a minor consumo il livello di mortalità osservato in questi 5 anni, questo è come invece cambia la situazione negli altri gruppi. Osserviamo, guardate gli istogrammi verdi che sono relativi proprio al consumo di brassicacee, come la mortalità cardiovascolare di questi pazienti diminuiva nei 5 anni di osservazione al crescere del loro consumo nell'alimentazione di brassicacee in generale. Uno studio, e con questa slide concludo il mio intervento, condotto invece in maniera metodologicamente ancora più stringente, è stato svolto in Australia qualche anno fa, numero minore, 1200 e passa donne, ancora una volta divise in 3 gruppi, prendiamo solamente interessante, un follow-up, quindi eseguite per 15 anni, donne di over 70 anni di età. Questo è l'andamento della sopravvivenza. Guardate la curva indicata dalla freccia rossa, cosa succede nel gruppo a minor consumo di brassicacee. In questo studio hanno valutato insieme brassicacee e aglio, quindi tutti i composti solforati naturali. La mortalità, quindi, dopo il periodo di 15 anni abbiamo una sopravvivenza di circa il 75%. Nel gruppo invece con maggior intake, maggior consumo di brassicacee e aglio nella dieta, vediamo che la mortalità nei 15 anni è stata estremamente più bassa, abbiamo una riduzione di circa un 10%, ancora una volta dimostrando questa stanza. Sì, Vincenzo, scusami, bisogna che tu chiuda, grazie. Dimostrando appunto che composti solforati naturali hanno questa attività. Per cui, ritornando alla domanda, esiste una base? Sì, esiste, e li abbiamo chiamati sulfaceutici. Sulfaceutici che, come dicevo prima, è nata sì nel mio studio, ma non da me, ma dal presidente della Società Italiana di Farmacologia, Giuseppe Cirino, professor Cirino, che si era scocciato di dire composti solforati naturali, nutraceutici, ha detto: Vincenzo, stringiamo, chiamiamoli sulfaceutici. Geniale, mi è piaciuto e l'ho adottato. Grazie al moderatore per la pazienza sul minuto di sforamento, grazie a tutti per l'attenzione. Bene, grazie Vincenzo. Abbiamo capito quindi che forse il pesto genovese è meglio sostituirlo con un pesto di rucola, abbiamo sia la rucola che l'olex vergine di oliva praticamente che ci aiutano sui nostri problemi cardiovascolari, quindi è una buona idea che cambiare il famoso pesto di basilico con quello di rucola. Direi a questo punto però di andare avanti, semmai le domande le passiamo successivamente, ho un paio di domande ma insomma semmai le vediamo dopo perché siamo già abbastanza in avanti con i tempi, e quindi darei la parola alla professoressa Carlotta Granchi,
che invece ci parlerà appunto dell'aiuto che ci dà per la salute lo zafferano e la crocetina. Zafferano, che è una spezia gialla che viene principalmente coltivata nella zona dell'Aquila, c'è tutta una valle bellissima che vi esorto ad andare a visitare vicino all'Aquila, dove viene coltivato lo zafferano, e che è appunto questa spezia particolare, di sapore particolare, famosissimo ovviamente il risotto allo zafferano di milanesi origini. Allora lascio la parola alla professoressa Granchi, che ringrazio di essere qui con noi. Prego, professoressa. Grazie professor Da Settimo per la presentazione, poi soprattutto desidero ringraziare il centro NutraFood e la professoressa Guidi in particolare, che mi hanno dato l'opportunità di parlare oggi delle mie ricerche. Intanto mi presento e presento la mia attività di ricerca. Io sono una chimica farmaceutica, quindi mi occupo dello sviluppo di molecole che dalla progettazione alla sintesi fino ai saggi biologici, che poi però possano trovare un'applicazione come dei potenziali agenti terapeutici per il trattamento di varie malattie. E in particolare oggi vi parlerò di una sostanza che è ben nota a tutti voi sicuramente, che è lo zafferano. Intanto è bene sapere che molti farmaci che attualmente sono usati in terapia derivano da fonti naturali. Per fare degli esempi, per esempio la morfina, che è il farmaco di riferimento nella terapia del dolore, deriva dal papaver somniferum, che è il papavero da oppio, oppure il paclitaxel, che è un farmaco antitumorale, viene estratto dal Taxus brevifolia, chiamato anche tasso del Pacifico, ma ce ne sono molte altre, questi sono soltanto degli esempi. Però purtroppo non tutte le sostanze naturali vengono prodotte esclusivamente tramite estrazione dalla rispettiva fonte naturale, ma molte di queste vengono poi prodotte tramite processi di sintesi o semisintesi. Che cosa intendo dire con sintesi o semisintesi? Cioè che molte sostanze naturali vengono prodotte da dei precursori commerciali più semplici e di dimensioni molecolari anche piuttosto ridotte, e questo è il processo di sintesi chimica, oppure le sostanze naturali possono essere anche preparate da altre sostanze sempre naturali, quindi estratte da fonti naturali, ma che hanno un livello di complessità chimica inferiore rispetto poi al prodotto finale, e questo è il caso della semisintesi. Il protagonista del nostro seminario di oggi è appunto lo zafferano. In particolare lo zafferano si ottiene dal Crocus sativus della famiglia delle iridacee. Questo Crocus sativus è rappresentato nell'immagine, vedete che è un fiore violaceo con tre stigmi rossicci all'interno, e questi fiori tendono appunto a fiorire verso l'inizio dell'autunno, quindi da fine settembre fino ai primi di ottobre, continuando poi più o meno fino a dicembre, e si coltivano in tutte le regioni mediterranee, quindi del sud dell'Europa, per esempio la Spagna, la Francia, la Grecia, la Turchia, e ovviamente sono prodotti anche in Italia. Proprio questi stigmi rossicci che si trovano dentro il fiore del Crocus sativus, una volta raccolti ed essiccati, sono quelli che poi danno origine al ben noto zafferano. Zafferano che tutti conoscono proprio perché viene di solito utilizzato comunemente per andare sia aromatizzare ma anche per colorare i propri cibi. Quindi è una spezia che si utilizza spesso e volentieri in cucina. Quello che non tutti forse sanno è che in realtà lo zafferano è una spezia molto costosa, infatti viene chiamata proprio anche oro rosso. Si stima che per ottenere più o meno un chilo di zafferano commerciale servano più o meno tra i 150.000 ai 200.000 fiori e più di 600 ore di lavoro manuale per raccoglierli. Alla fine si andrà a ottenere quindi uno zafferano che ha anche un prezzo piuttosto elevato, che può variare al grammo circa dai 15 ai 30 euro a seconda delle sue caratteristiche. Quindi sicuramente abbiamo capito che lo zafferano è sicuramente una delle spezie più costose esistenti al mondo. Quello però che invece è meno noto è che lo zafferano è molto di più di una semplice spezia da usare in cucina. Infatti, grazie alle numerose sostanze contenute nello zafferano, questo acquista un valore
un notevole valore nutraceutico. Tra le varie azioni che ha, solo per menzionarne alcune, per esempio lo zafferano è un buon antiossidante, infatti contribuisce a prevenire la formazione di radicali liberi e quindi può essere un'utile prevenzione per lo sviluppo di varie malattie. Inoltre lo zafferano aiuta la digestione in quanto la va a stimolare perché promuove la secrezione di succhi gastrici a livello dello stomaco. Poi lo zafferano è noto anche per essere un antidepressivo e inoltre in particolare lo zafferano ha delle capacità di andare ad inibire la proliferazione dei tumori. Quindi va a ridurre la crescita delle cellule tumorali ed è proprio per questa sua attività che noi ci siamo interessati appunto allo zafferano, perché da anni nei nostri laboratori vengono condotte delle ricerche allo scopo di andare a individuare delle molecole che abbiano delle attività antitumorali. Lo zafferano contiene molte sostanze, tra le più comuni come possono essere vitamine, lipidi, polisaccaridi, eccetera, ma in particolare ci sono alcune sostanze che sono proprio caratteristiche dello zafferano e che vanno anche a contribuire al suo aspetto organolettico, come per esempio il safranale, che vedete qua rappresentato, che è un aldeide molto volatile che contribuisce al tipico aroma dello zafferano. Oppure la picrocrocina, che è in realtà il derivato glicosidico del safranale, che è quello invece responsabile di quel sapore tipico un po' amarognolo di questa spezia. E infine la crocina e la crocetina, che sono quelle responsabili invece della tipica colorazione dello zafferano, che varia dal giallo, arancio e rosso. Queste due molecole che ho riportato qua sono molto simili dal punto di vista chimico, infatti sono due carotenoidi e come vedete hanno uno scheletro centrale analogo che è una catena alchilica insatura. In particolare però la crocina in realtà si parla di famiglia di crocine perché si vanno a differenziare per le porzioni zuccherine che sono presenti all'estremità delle catene che qua vi ho evidenziato in verde. In particolare questa crocina che vi ho riportato nella slide presenta due porzioni di glucosio, cioè una molecola di idrogeno di osio a ciascuna estremità delle catene. A questo punto ci siamo chiesti se alcune di queste molecole proprio tipiche dello zafferano potessero essere responsabili di quel potenziale antitumorale dello zafferano che è noto. Per fare questo abbiamo fatto una ricerca in letteratura, cioè siamo andati a valutare tutti quegli studi dove veniva studiato il potenziale antitumorale dello zafferano. E che cosa ci siamo resi conto? Allora, in alcuni studi, per quanto riguarda l'attività antitumorale dello zafferano, in realtà venivano studiati degli estratti, quindi non era identificata con esattezza la specie chimica alla quale attribuire queste importanti proprietà. Altri studi invece andavano a individuare proprio nella crocina e nella crocetina, i carotenoidi di cui vi ho parlato prima, come le molecole principalmente responsabili di questo effetto, senza però andare a investigare di preciso qual era il meccanismo attraverso il quale esercitavano questa azione. Per questo motivo ci siamo chiesti, ci siamo incuriositi se per caso crocina e crocetina potessero andare a interferire con un meccanismo molto particolare delle cellule tumorali che in realtà noi stiamo studiando da diversi anni, che è il metabolismo glicolitico. Che cosa intendo per metabolismo glicolitico? Gli zuccheri introdotti nel nostro organismo con l'alimentazione vengono metabolizzati a livello delle cellule, quindi entrano nelle cellule e vengono metabolizzati. La via glicolitica che vi ho riportato qua in rosso che avviene nel citoplasma cellulare e in seguito poi tramite altri biochimici che sono il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa che avvengono invece nei mitocondri che qua sono evidenziati in blu. Questo per andare a produrre l'ATP. L'ATP conosciamo è la molecola base che genera energia nel nostro organismo. Diversa però è la situazione che avviene nei tumori. Questo perché i tumori sappiamo che hanno una crescita molto elevata e quindi spesso si crea uno squilibrio tra crescita tumorale e crescita dei vasi sanguigni tumorali. Quindi spesso si vanno a creare delle zone a livello dei tumori che non sono sufficientemente vascolarizzate dai vasi sanguigni appunto e quindi in queste zone non arriva a sufficienza ossigeno, infatti si chiamano zone ipossiche, cioè zone a bassa concentrazione di ossigeno. Per questo motivo però questo tipo di cellule tumorali non possono andare a utilizzare la fosforilazione ossidativa che invece viene utilizzata dalle cellule sane perché per fare questo processo serve la presenza dell'ossigeno. Per questo motivo, per queste cellule,
è fondamentale la presenza di un enzima, che qua vi ho evidenziato in verde, che è la lattato deidrogenasi, in sigla LDH. Questo enzima in realtà è presente anche nelle cellule normali, è quell'enzima che porta alla produzione di acido lattico quando per esempio facciamo un intenso sforzo fisico in condizioni anaerobiche. Ecco, però nei tumori fa qualcosa in più, perché questo va a catalizzare la conversione del piruvato, che è il prodotto finale della glicolisi, in acido lattico e contemporaneamente promuove la rigenerazione del cofattore NAD+. Questo cofattore NAD+ è importante perché permette alla glicolisi di continuare a funzionare in carenza quindi di ossigeno e di quindi fornire energia alle cellule tumorali. Questa differenza tra cellule sane e cellule cancerose malate fu osservata per la prima volta da Otto Warburg nei primi del Novecento, infatti è noto come effetto Warburg. E questo effetto sfrutta appunto la sovraespressione dell'enzima LDH nei tumori, in particolare dell'isoforma 5 dell'LDH. Perché isoforma 5? Perché in realtà l'LDH è un enzima tetramerico e l'isoforma 5 è quella composta da 4 subunità uguali di tipo A. Quindi la nostra strategia di ricerca nei nostri laboratori si basa sullo sfruttare questo effetto Warburg e andare a identificare delle molecole che possano andare a inibire questo enzima, l'LDH5, in maniera così che le cellule tumorali non possano più produrre energia e quindi praticamente muoiano di fame e quindi non possano più sopravvivere. In letteratura ci sono già alcuni inibitori naturali dell'LDH5, qui ve ne ho riportati alcuni. Il problema principale è che alcuni non sono specifici perché hanno altri bersagli di azione, per esempio il polifenolo gossipolo che viene estratto dai semi di cotone. Altri composti, come per esempio il pentagalloilglucosio, hanno una bassa potenza di azione su questo enzima. Quindi questo ci dimostra da un lato che c'è un grande interesse nel trovare nuovi inibitori dell'LDH5, ma dall'altra parte che questo campo appunto è attualmente molto di moda. A questo punto, considerando che sulla base degli studi in letteratura la crocina e la crocetina sembravano le responsabili dell'effetto antitumorale mostrato dallo zafferano e che nei nostri laboratori da anni studiamo appunto il metabolismo glicolitico e quindi andiamo a cercare degli inibitori, sia naturali ma anche sintetici, dell'LDH5, abbiamo deciso di vedere se appunto queste due molecole potessero andare a interferire proprio con questo meccanismo delle cellule tumorali. Per prima cosa quindi abbiamo deciso di assaggiare un estratto di zafferano sull'enzima LDH5, quindi abbiamo comprato dello zafferano commerciale in pistilli, ne abbiamo realizzato un suo estratto e abbiamo visto che questo andava a inibire per il 52% l'attività dell'enzima. Questo è sicuramente un buon risultato, ma a livello di estratto la crocina e la crocetina sono in miscela con altre sostanze, quindi sicuramente a questo punto ci serviva un'analisi più approfondita. Abbiamo quindi deciso di andare a vedere se crocina e crocetina potessero essere disponibili da comprare, quindi a livello commerciale, per poterle studiare singolarmente. E mentre la crocina lo era, quindi abbiamo acquistato la crocina per poterla studiare meglio, la crocetina invece non era facilmente acquistabile. Quindi a questo punto sono entrate in gioco, diciamo, le nostre capacità da chimici sintetici e abbiamo deciso di andarla proprio a preparare. Qui è riportata la sintesi della crocetina, si basa più o meno su due schemi piuttosto lunghi, inizialmente si prepara l'intermedio 6, un derivato del fosforo, poi separatamente si va a costruire lo scheletro centrale in satro fino ad arrivare al derivato di aldeidico 12 che poi viene condensato con l'intermedio 6 precedentemente preparato e infine gli ultimi due passaggi di idrolisi basica e riacidificazione con acido fosforico ci hanno portato finalmente all'ottenimento della nostra crocetina, che è quella qua evidenziata in rosa, con un buon livello di purezza maggiore del 95% che abbiamo stimato tramite analisi HPLC. Quindi sicuramente la preparazione chimica della crocetina rispetto all'estrazione dalla fonte naturale ha degli innegabili vantaggi, se ci pensiamo bene. Intanto consideriamo l'alto costo dello zafferano. Poi dobbiamo anche considerare che se volessimo estrarre la crocetina dagli stigmi dello zafferano, la sua resa e anche il suo livello di purezza potrebbero variare molto anche in relazione a quale metodo di estrazione si va a utilizzare.
Invece, grazie alla sintesi chimica, abbiamo ottenuto una resa totale accettabile. La procedura è sicuramente molto riproducibile, perché basta seguire quei due schemi che vi ho mostrato nella slide precedente e assolutamente otteniamo il prodotto desiderato. E infine è facile anche fare una procedura di scale up, cioè poter aumentare tutto, i quantitativi durante la sintesi, per ottenere una maggior quantità finale di crocetina. A questo punto, quando abbiamo avuto crocetina e crocina singolarmente, abbiamo deciso di andarle a testare in saggi enzimatici nei nostri laboratori sull'LDH5 umano. Non solo, li abbiamo testati entrambi anche sull'LDH1. Questa è un'altra isoforma dell'LDH che cambia rispetto alla 5 per la sua localizzazione a livello del nostro organismo, in quanto mentre la 5, oltre a essere presente nei tumori, come abbiamo detto, è presente anche a livello del fegato e del muscolo scheletrico, l'isoforma 1 è principalmente presente invece a livello cardiaco, quindi sicuramente ha un minor coinvolgimento per quanto riguarda la sfera antitumorale. Abbiamo visto subito che la crocetina, per essere paragonata efficacemente a, come tipo di attività inibitoria, andava confrontata con un altro inibitore, e abbiamo utilizzato quindi la galloflavina, che è un inibitore di riferimento dell'LDH5 che è noto dalla letteratura. Inoltre abbiamo deciso anche di prendere in considerazione un suo precursore, che è il derivato di metile stereo, che è quello presente nella seconda riga di questa tabella. Abbiamo visto che la crocetina è risultata la più attiva per quanto riguarda il suo potere inibitorio sull'LDH5, in quanto ha mostrato un valore di C50 minore, sia rispetto alla crocina, ma anche all'inibitore di riferimento galloflavina. Inoltre si è mostrata selettiva, perché è più attiva sull'isoforma 5 rispetto che all'isoforma 1. Inoltre, invece, il derivato con i due gruppi esterei, che è il precursore della crocetina, è risultato del tutto inattivo. Quindi, da tutti questi dati abbiamo capito che i gruppi carbossilici terminali della crocetina sono fondamentali per la sua attività. Abbiamo fatto anche poi degli esperimenti di cinetica enzimatica, che in realtà sono andati a confermare quello che avevamo già visto. Abbiamo ottenuto delle costanti di inibizione di 25,6 o 21,1 micromolare, a seconda che l'esperimento sia stato svolto in competizione col cofattore NADH o col substrato piruvato. Ma come fa realmente la crocetina ad andare a inibire questa proteina, l'LDH5? Questo ce l'ha spiegato gli studi di modellazione molecolare, che ci hanno mostrato che la nostra crocetina andava proprio a interagire con alcuni aminoacidi della proteina. In particolare, un gruppo carbossilico faceva un doppio legame ionico con la lisina 57, l'altro gruppo carbossilico invece faceva un legame a idrogeno con un residuo di stibina. Poi c'erano anche un'altra serie di aminoacidi lipofili che invece vanno a formare delle interazioni più deboli, ma comunque stabilizzano la posizione della crocetina all'interno dell'enzima. In questo brevissimo filmato si vedono 20 nanosecondi di dinamica molecolare, dove la crocetina in verde è contenuta nell'enzima LDH, che è in grigio. Vedete, l'enzima è libero di muoversi, ma nonostante questo movimento la crocetina rimane sempre più o meno nella stessa posizione, perché è fermamente ancorata all'enzima tramite legame ai due aminoacidi in giallo. A questo punto abbiamo voluto vedere che in realtà la capacità della crocetina di inibire l'enzima LDH5 si concretizzasse anche in un effetto antiproliferativo sulle cellule tumorali, in particolare su cellule di tumore al polmone e su cellule di tumore alla cervice uterina, e per confronto l'abbiamo testata anche su cellule sane. Sulle cellule tumorali la crocetina ha mostrato dei valori di C50 intorno ai 110 micromolare, quindi è risultata efficiente, mentre non ha mostrato nessun tipo di attività sulle cellule sane. Questo è quello che noi ci aspettavamo e ci auguravamo di osservare. Infine, come ulteriore conferma, volevamo vedere che effetto faceva proprio la crocetina una volta che era somministrata. Quindi le cellule di tumore alla cervice uterina sono state trattate con la crocetina, poi il mezzo cellulare è stato estratto, opportunamente trattato in maniera da poter essere poi analizzato tramite tecniche di gas massa, in maniera da poter andare a identificare e quantificare il lattato. E abbiamo visto che la crocetina ha mostrato una ridotta
produzione del lattato. Infatti, se la crocetina appunto va a inibire l'LDH, ovviamente il lattato o acido lattico, che è il suo prodotto, si formerà sicuramente in quantità minore. Quindi ha mostrato il vero meccanismo d'azione della crocetina. Riguardo a questo nostro studio sono stati pubblicati anche molti vari articoli su riviste e su siti web, perché ovviamente lo zafferano è una sostanza nota a tutta la popolazione, quindi per questo motivo ha suscitato grande interesse. Quindi, riassumendo, la nostra ricerca è andata a individuare il meccanismo di azione tramite il quale la crocetina contenuta nello zafferano va a esercitare un'azione antiproliferativa sui tumori. Ovviamente non si escludono, non si possono escludere altri meccanismi di azione della crocetina che potrebbero poi andare a contribuire all'effetto finale di questa molecola. Bisogna però ovviamente sottolineare che non si può assolutamente equiparare la crocetina agli attuali farmaci antitumorali che sono in uso. Piuttosto il nostro intento è quello di valorizzare la crocetina come un possibile supplemento con proprietà antitumorali. Attualmente la nostra ricerca continua in questa direzione, nel senso che stiamo andando a screenare altri composti naturali per cercare nuovi inibitori dell'LDH5, ma parallelamente non abbiamo abbandonato lo zafferano perché stiamo provando a fare delle modifiche sintetiche della crocetina stessa per ottenere magari dei derivati ancora più attivi della crocetina. E attualmente anche in fase di valutazione un progetto che abbiamo in collaborazione con la European Food Safety Authority e l'Università degli Studi di Sassari per andare a valutare il quantitativo di crocetina in vari campioni di zafferano che provengono da varie parti d'Italia. Infine, ma non da meno, voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato su questo progetto, il gruppo del Dipartimento di Farmacia, ma anche l'Università Ca' Foscari di Venezia e il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, che si sono occupati degli studi cellulari, così come anche il gruppo del professor Edgar Rother dell'Università dell'Illinois negli Stati Uniti. E un grazie particolare va all'Ufficio Stampa e Comunicazione del nostro Ateneo, perché in collaborazione col Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere hanno realizzato un bel video che si chiama Chimica farmaceutica e metabolismo tumorale, che parla appunto della nostra ricerca, che fa parte di quel gruppo di video che realizza il nostro Ateneo di raccontare la ricerca. E ovviamente grazie a voi per la vostra attenzione. Bene, grazie professoressa. Grazie. Chi volesse fare domande ovviamente può scriverlo sia su Facebook che su YouTube, quindi alla fine poi cercheremo di raccogliere le domande e di chiedere ai vari professori di rispondere, quindi chi volesse fare del pubblico domande mi raccomando scrivetele o su YouTube o su Facebook. Bene, adesso quindi direi di passare all'ultimo oratore, che è del Dipartimento di Patologia Clinica Medica Molecolare dell'Area Critica dell'Università di Pisa e che ci parlerà, come già vi avevo accennato precedentemente, appunto dell'alimento nutraceutico per eccellenza, che è proprio l'acqua. Prego, dottor Moriconi, a lei la parola. Buonasera a tutti, ringrazio i moderatori. Ringrazio il Centro Nutrafood, sono un medico specialista in nefrologia, sono un dottorando della scuola del dottorato Pegaso della regione Toscana, finalizzato proprio alla nutraceutica con la tutor, la professoressa Di Stefano, e sono affiliato anche al Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale con la professoressa Nanni Pieri. Adesso... carico la presentazione... Riuscite a vederla? No, al momento no. Eccola, perfetto. Quindi posso passare, ditemi se la vedete. Un attimo, vediamo se la carica. Al momento no. Ancora no. Semmai puoi provare a condividere lo schermo anziché proprio il file. Sì.
magari si riesce a farlo funzionare. È andato tutto bene, ovviamente l'ultimo. Eccolo qua. Lo vedete? Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Sì, vedete? Sì, sì. Sentiamo e vediamo. Ok. Perfetto, grazie. Va bene, parto. Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, dice il Shakespeare. Io posso dire da medico che siamo fatti della stessa sostanza dell'acqua. La nostra composizione corporea al 50-70%, come potete vedere, è costituita di fatto da acqua. 2/3 intracellulare, 1/3 nell'extracellulare. Questo fa capire l'importanza dell'acqua come nutraceutico, ed è abbastanza clamoroso che nelle piramidi alimentari l'acqua non entrasse a pieno regime fino al 2009. Dal 2009, fortunatamente, l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione ha inserito l'acqua come alla base della piramide della nutrizione. Quanto dobbiamo bere? Quanta acqua? Vedete, l'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce 2,2-2,9 per maschi e femmine di litri al giorno. Il corrispettivo europeo, cioè l'European Food Safety Authority, 2 litri, 2,5 litri per femmine e maschi rispettivamente. Ma capiamo bene che non si può basare le nostre indicazioni e osservazioni solo sull'introito. Ovviamente delle popolazioni che abitano all'equatore non sono esattamente le stesse di popolazioni che abitano in Lapponia. Vorrei quindi catturare la vostra attenzione con questa slide. L'idratazione ideale, la EO hydration per gli inglesi, quello che hanno scritto in letteratura, è più facile a dirsi che a comprendersi perfettamente, anche perché tra uno stato di disidratazione conclamata, pensiamo a una persona spersa nel deserto, allo stato di idratazione ottimale esistono tutta una serie di sfumate idratazioni, più o meno lontane dall'ottimale, ma ovviamente asintomatiche. Per cui, se l'idratazione è subottimale, e questo ce lo dice Armstrong in una sua review molto interessante, che cosa succede? Si attiva una difesa neuroendocrina, cioè praticamente l'ipofisi viene stimolata, si produce vasopressina, AVP, ricordatevi questo, perché poi ricomparirà nelle slide successive, che agisce praticamente a livello renale, aumentando il recupero di acqua libera. In questa revisione analitica, Armstrong ci dice proprio questo. L'idratazione ideale qual è? Si verifica quando non vi è una difesa neuroendocrina, cioè quando la VP secreta basalmente è inferiore a 2 picogrammi su millilitro. E facendo un match di tutte quelle che sono lì i risultati di letteratura, vedete che quando è che la VP è sotto il livello soglia? Quando ci datiamo più di 1,8 litri, più di 1,8 litri, 2 litri. Se questa idratazione si riduce, la VP in maniera esponenziale va ad aumentare. Questo non è un semplice manierismo, ma l'idratazione e soprattutto la disidratazione impatta sull'asse cardiaco, cardiometabolico e renale proprio tramite la VP e proprio tramite la copeptina, che è un peptide relato alla VP. Cerchiamo di andare a capire anche a livello degli studi che cosa succede. Allora, noi abbiamo la possibilità di studiare la distensione arteriosa tramite la dilatazione flusso mediata. Prendiamo un paziente, lo mettiamo comodo sul lettino, andiamo con l'ecografia a vedere la sua arteria brachiale e misuriamo il diametro dell'arteria brachiale. Ad esempio, in questo paziente è 2,2. Applichiamo una ischemia transitoria all'arteria brachiale, cioè gonfiamo il manicotto dell'apparecchio della pressione, lo sfigmomanometro, no? Per alcuni minuti. Dopodiché lo rimuoviamo. A questo punto che cosa succede? La dilatazione dell'arteria brachiale, cioè si verifica una dilatazione dell'arteria brachiale proprio per questa sospensione di questa pressione esercitata, cioè l'aumento di flusso sanguigno dovuto alla rimozione del manicotto aumenta lo stress di parete. Se scusa Diego, scusami se ti interrompo, ma probabilmente hai qualcosa che struscia sul microfono, si sente uno scricchiolio noioso che rende difficile capire quello che dici, quindi un po' se ce l'hai vicino alla camicia, non ho idea, insomma. No, è integrato, di solito è sempre andata bene, così continuate a sentirlo. Oh, vabbè, proviamo, eh? Okay, grazie. La dilatazione dell'arteria brachiale aumenta il flusso sanguigno, quindi praticamente aumenta lo stress di parete e quindi l'arteria si dilata. Arnautis cosa ha fatto?
nel suo studio crossover ha preso 10 pazienti, 10 pazienti in buona salute, e è andato a verificare questa dilatazione mediata dal flusso. Li ha misurati e li ha misurati 24 ore successive, in uno stato di lieve ipoidratazione. Come potete vedere da questo grafico, la distensibilità arteriosa si riduceva con la disidratazione. Quindi una disidratazione aumenta la rigidità arteriosa, aumenta lo stiffness, e questo non è positivo dal punto di vista dell'apparato cardiovascolare. In questo studio prospettico di coorte, 6 anni di follow-up, sono stati seguiti 20.000 individui di età superiore a 38 anni, senza pregressa cardiopatia, diabete e ischemia cerebrale. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto 246 eventi cardiaci fatali. A questo punto, questo gruppo di persone è stato stratificato sulla base dei bicchieri di acqua assunta. Vedete, meno di 2, tra 3 e 4 e più di 5. Sono grossi bicchieri, sono 8 once, perché è uno studio americano, 240 millilitri. Quelli che bevevano di più, superiore a 5 bicchieri, avevano un rischio relativo di cardiopatia ischemica nettamente e statisticamente significativo. Nelle donne questo mostrava un trend, non era proprio significativo, però una volta aggiustato per i principali tradizionali fattori di rischio per coronaropatia, questo veniva e rimaneva confermato. Modello murino, modello di Topo Zucker, quindi il modello obeso, topolini che rimanevano ad alimentazione libera, quindi con normale AVP, topolini sottoposti a una alimentazione acquosa, quindi a cui veniva aggiunto nel cibo un gel acquoso di agarosio, quindi per ridurre la AVP, vedete in verde, e topolini a cui veniva aumentata la AVP sierica tramite iniezioni di vasopressina. Se voi vedete quello che succede, al basale è tutto, sono tutti normali i gruppi, ma noi siamo andati a verificare quella che era la glicemia a digiuno e l'insulinemia a digiuno di questi due gruppi, e se voi andate a vedere, dopo 2 settimane, i topolini con AVP maggiore, più alta, avevano una insulinemia maggiore, pur non essendoci differenze significative nella glicemia. Quindi che cosa significa? Che i topolini con maggior vasopressina diventavano più insulinoresistenti. E questo veniva anche evidenziato con un test di tolleranza glucidica, quindi a 2 ore, veniva somministrato quindi glucosio e acqua al topo, la glicemia era più disregolata, così come l'insulinemia era più disregolata. Nel modello umano è uguale la situazione, questo è uno studio osservazionale con lungo follow-up di 9 anni, quindi seguiti alcune migliaia di pazienti suddivisi in quartili sulla base della concentrazione di AVP sierica. Quelli ai quartili più alti, come vedete, avevano un'incidenza maggiore, vedete la Kaplan-Meier, di diabete mellito di tipo 2 o di alterata glicemia a digiuno, il che veniva confermato anche nei quartili più alti con l'esame dell'insulinosensibilità. Avevano, vedete i box plot alla vostra destra, una insulinosensibilità minore, quindi erano più insulinoresistenti. Quindi l'importanza dell'idratazione come prevenzione metabolica e cardiovascolare. Ovviamente trial randomizzati controllati sono più difficili da eseguire, perché ovviamente ci vuole una numerosità campionaria enorme, in più ci sono tanti fattori di confondimento. Però spero, almeno da questo, di avervi convinto dell'importanza dell'idratazione. Tutte le acque fanno bene al cuore? Questa è la domanda che ci poniamo. La risposta è no. E dobbiamo tenere presente questo slogan, hard water, soft arteries, cioè la maggior parte degli studi epidemiologici ha riscontrato una riduzione della mortalità per malattie cardiovascolari proporzionale alla durezza dell'acqua. Cioè più l'acqua è dura, in concentrazione quindi di calcio e di magnesio, più la protezione cardiovascolare si verifica. Ad esempio uno studio in Tennessee ha rivelato una mortalità cardiovascolare del 19% inferiore nelle aree fornite di acqua dura con maggior carbonato di calcio, e mi scuso per questo 3 maiuscolo, rispetto a quelle con acqua dolce. Uno studio a caso controllo svedese ha mostrato nelle donne una riduzione di mortalità cardiovascolare del 34% nelle aree rifornite con acqua contenente calcio superiore a 70 mg rispetto alle acque ipocalciche.
La stessa cosa è stata verificata da una review interessante di Marx e Neutra con studi tra gli anni 70, condotti tra gli anni 70 e 90. Se voi vedete il grafico, il rischio relativo di cardiopatia ischemica si riduce con l'aumentare della concentrazione di magnesio nell'acqua. E la review tutta italiana del 2006 ha confermato questi dati ed è stata pubblicata peraltro sul giornale europeo della Società Europea di Cardiologia. Gli studi ecologici sulla relazione tra malattie cardiovascolari e concentrazione di calcio e magnesio sono moltissimi. Comunque la maggior parte degli studi ha riportato questa associazione: acqua dura, arterie più elastiche. Ma vediamo qual è la forma dell'acqua, cioè le tipologie di acque. L'acqua, abbiamo l'acqua del rubinetto, potabile, ovviamente, che viene dalle falde acquifere o dai bacini idrici, che viene trattata, quindi sottoposta a una serie di processi come sedimentazione, coagulazione, filtrazione e disinfezione, poi arriva tramite acquedotto all'acqua del rubinetto di ciascuno di noi. Oppure possono essere acque minerali, quelli che avendo origine da una falda, da un giacimento sotterraneo, provengono da sorgenti naturali e possiedono caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute. A questo punto si apre un dibattito, che è un dibattito infinito. Ma allora è meglio l'acqua del rubinetto o l'acqua minerale? Azzulay nel 2001 ci dice questa cosa qua, che dal punto di vista dei minerali contenuti non ci sono differenze fra queste due acque. Anzi, la maggior parte dell'acqua del rubinetto ha la stessa quantità di minerali dell'acqua imbottigliata ricca di minerali. Dal punto di vista della sicurezza, vi sono differenze? La legge italiana prevede per l'acqua del rubinetto 4 analisi annue, svolte da 2 enti indipendenti, quindi sia dalla società che gestisce l'acquedotto che dalla ASL, su un numero di parametri anche maggiori rispetto a quelli dell'acqua in bottiglia. Ovviamente la società di gestione del servizio idrico garantisce la qualità fino al contatore. Dal contatore a domicilio sta praticamente l'individuo al condominio, l'amministratore condominiale, controlla lo stato delle tubature. Fatto sta che i controlli ci sono, anzi anche superiori. Il costo, non ne parliamo, fino a 1000 volte inferiore per l'acqua del rubinetto. Se noi pensiamo che il costo di un'utenza standard del rubinetto, 1000 litri di acqua, sono circa 2-3 euro, una bottiglia di acqua minerale costa di 2 litri costa 30-40 centesimi al supermercato, fate i conti. E poi l'acqua del rubinetto è ecologica, quindi se noi consideriamo che la produzione di acqua in bottiglia e la maggior parte dell'acqua in bottiglia è ancora di plastica, il 70%, in America ha raggiunto 100 miliardi di galloni nel 2019, il consumo di acqua in bottiglia contribuisce all'inquinamento da plastica, che non è biodegradabile e si accumula negli ecosistemi. Per questo motivo, e cito testualmente, nell'interesse dell'ottimizzazione delle risorse e delle sfide ambientali globali, come la scarsità d'acqua, l'acqua del rubinetto è da preferire. Non lo dico io, lo dice Gertz e lo dice Gleick in 2 review pubblicate su giornali fortemente impattati. Tutto sommato si continua a prediligere acqua in bottiglia. Ci sono degli studi, quindi, che hanno utilizzato survey e questionari per indagare i drive, cioè cosa che guida la scelta dell'acqua in bottiglia. Alla base c'è un pregiudizio, cioè una percezione negativa dell'acqua del rubinetto. Molti consumatori considerano malsana, insalubre. Da una parte questo è mediato dal gusto, cioè l'acqua in bottiglia ha un gusto migliore, l'acqua del rubinetto sa di cloro, il cloro che è usato appunto per la disinfezione. Il marketing, il consumo di acqua in bottiglia è maggiore nei paesi soprattutto con infrastrutture cadenti, carenti, improprie, per cui soprattutto in questi paesi le aziende dell'acqua in bottiglia offrono i loro prodotti come un'opzione più sicura. La pressione mediatica, cioè la correlazione tra esposizione mediatica inerente a problemi di acqua potabile e inquinamento, che va a appunto aumentare la sfiducia nei confronti dei governi, dell'industria del rubinetto e favorisce il consumo di acqua in bottiglia. E poi le differenze sociodemografiche, cioè l'acqua in bottiglia appare più comune tra gli anziani e questo ce lo spiegano come frutto del boom dell'imbottigliamento degli anni 60 e 70, per cui sono diciamo più affini a questo tipo, avendolo vissuto in prima esperienza di tipologia di acqua, e il livello di istruzione che correla con il consumo di acqua del rubinetto, cioè
persone con più alto livello di istruzione discernono meglio le informazioni scientifiche e quindi tendono ad utilizzare più acqua del rubinetto. Mi avvio quindi alle conclusioni. Un'appropriata idratazione gioca un ruolo importante nella prevenzione di patologie croniche, cardiovascolari e metaboliche, come gli studi mostrati precedentemente. Molti studi hanno evidenziato una correlazione inversa tra assunzione di acqua ricca in calcio, ricca in magnesio e la morbilità e mortalità cardiovascolare. I principali studi mostrano una superiorità delle acque minerali rispetto a quelle del rubinetto. Pertanto, a fini ecologici, da preferire. E sarebbero importanti anche promuovere campagne di sensibilizzazione. È necessario aumentare gli investimenti nel settore dei servizi idrici al fine di ammodernare le infrastrutture e garantire l'accesso di acqua potabile del rubinetto a tutta la popolazione, anche perché se non arriva l'acqua al rubinetto, diciamo, è una lotta contro dei mulini a vento. Chiudo con queste foto. L'Università di Pisa si è mossa installando delle fontanelle, appunto, con gli erogatori dell'acqua potabile aperte a tutta la popolazione, cui tutta la popolazione può fruire. Anche alcuni sindaci di molte città fortunatamente si sono mossi con l'installazione di fontanelle. L'Università di Pisa ha anche fornito delle borracce griffate con il logo dell'università, al fine anche di dare un nostro contributo alla riduzione dell'inquinamento da plastica. E vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie Diego, molto istruttivo direi, ecosostenibile, quindi dobbiamo preferire l'acqua del sindaco, specialmente a Pisa, visto che l'acqua di Pisa è particolarmente dura. Devo anche dire, non perché l'ho fatto io e non mi voglio ovviamente incensare, ma nel Dipartimento di Farmacia siamo stati i primi a installare delle fontanelle a disposizione degli studenti, almeno non diciamo della popolazione, però degli studenti, di modo che potessero usufruire delle borracce che gli venivano fornite al momento dell'iscrizione dall'università per poterle riempire tra una lezione e l'altra e evitare di produrre una grande quantità di plastica, come in effetti succede un po' dappertutto. Quindi mi immagino anche che sia preferibile usare la brita, se sa un po' troppo di cloro, uno può usare la famosa caraffa brita per filtrare l'acqua, ma evitare così di produrre plastica, perché anche quell'acqua filtrata credo che sia sempre abbastanza buona da bere. Che ne dici Diego? È bene usare questi metodi di filtrazione o proprio meglio usarla così com'è? No, assolutamente sì, anche perché viene... diciamo il taste, no? Il gusto è quello che poi impatta di più su tutte le revisioni fatte, per cui dal punto di vista degli elementi, degli oligoelementi non ci sono delle differenze, oltretutto il cloro si sente meno, per cui perché no, va benissimo così. Bene, allora se ci sono domande, se me le passate... Allora, mi viene chiesto se è vero che anche i batteri nel nostro intestino possono produrre idrogeno solforato. Questa è una domanda che proporrei quindi al professor Calderone. E come allora possiamo, diciamo, favorire la produzione di idrogeno solforato da parte dei batteri nel nostro intestino? Cosa ci può dire riguardo a questo, professore? Allora, qui la domanda è complessa. Allora, i batteri utilizzano idrogeno solforato, ma se mi permettete la metafora, ovviamente mutatis mutandis, è un pochino come determinate cellule immunitarie nostre producono ossido nitrico, cioè in quantità non fisiologiche, in concentrazioni non fisiologiche, ma in concentrazioni deliberatamente nocive per ovviamente difendersi in parte e attaccare e ledere il tessuto. In particolare si è osservato che batteri patogeni intestinali liberano elevatissime quantità di di solfuro di idrogeno. Questo determina uno stato infiammatorio, quindi lì si entra nel campo invece del microbiota, e quindi come regolare in modo armonico le varie specie, le varie popolazioni batteriche, perché laddove esistano invece batteri patogeni, l'utilizzo di solfuro di idrogeno, ma localmente a concentrazioni molto elevate, è uno strumento che determina nell'ospite, cioè nel nostro intestino, uno stato infiammatorio con lesione anche della parete intestinale, dell'effetto barriera, eccetera, e quindi facilita anche l'invasione da parte di questi. Interessante anche l'altro aspetto, invece. I batteri producono idrogeno solforato
a partire invece da quei composti solforati delle brassicacee, cioè laddove con la cottura distruggiamo quell'enzima che produce isotiocianati, ecco, questi batteri invece hanno questa attività di sopperire a quei, quindi le piante brassicacee anche cotte, tutto sommato non viene compromessa la capacità di fornire isotiocianati, perché i batteri hanno questa capacità di conversione, quindi formano gli isotiocianati delle brassicacee che vengono ben assorbiti, e quindi in quel caso abbiamo l'idrogeno solforato buono, cioè quello che viene prodotto però già all'interno dell'organismo in modo lento, in modo graduale, come vogliamo. Quindi il ruolo dei batteri è duplice: uno nel discorso brassicacee, uno è come accadesse in quanto tale. Spero bene, chiaro nella brevità necessaria, insomma, del discorso. Penso di sì, grazie. Ci sono altre domande? Bene, se non ci sono altre domande, allora ringrazio tutti gli oratori, ovviamente. Abbiamo quindi anche capito fondamentalmente che è bene usare il pesto di rucola anziché il pesto di basilico, dove abbiamo appunto la rucola e l'olio extravergine di oliva che aiuta in quelle che possono essere patologie cardiovascolari. Abbiamo capito che un buon riso allo zafferano ci fa anche quello sicuramente bene, e sempre su tutto questo non dobbiamo bere il vino, ma dobbiamo bere l'acqua del sindaco, al massimo filtrata con una caraffina di quelle tipo Brita, perché quest'acqua appunto anche questa aiuta per quelle che sono le patologie cardiovascolari. Quindi sicuramente un seminario molto molto importante per tutti, per avere delle abitudini alimentari ben mirate, come abbiamo detto, e quindi vi rimando anche alla prossima puntata di queste pillole di Nutrafood, che si terrà, come vi dicevo, il 26 febbraio, sempre alle ore 15, dalla scienza alla tavola, pane, olio e formaggio. Non perdetevelo, perché anche la prossima puntata sarà molto molto interessante. Quindi ringrazio tutti e lascio per gli ultimi saluti ovviamente la parola al nostro direttore, che ringrazio ancora per aver organizzato questa interessantissima serata. Quindi lascio volevo ricordarvi appunto, come sta passando sul video, che i certificati di partecipazione, per chi ne è interessato, possono essere richiesti semplicemente mandando una mail alla signora Letizia Mazzoni. La mail è letizia.mazzoni@unip.it. Quindi chi ne avesse bisogno mandi la mail e la riceverà a breve. Quindi lascio appunto la parola al nostro direttore, che ancora ringrazio per l'invito, e arrivederci e buonasera a tutti. Grazie a te Federico, sono io che ringrazio tutti voi. È stata una giornata secondo me estremamente interessante, abbiamo fatto un excursus partendo dall'olio d'oliva, passando ovviamente da tutta una serie, se vogliamo, di alimenti, cibi comuni, che come abbiamo visto possono apportare certamente tanti benefici al nostro stato di salute. Ed abbiamo terminato, se vogliamo, con Diego e l'importanza di questo cibo, spesso dimenticato, l'acqua. Abbiamo terminato sottolineando anche quello che aveva detto il prorettore all'inizio della giornata durante i suoi saluti istituzionali. Cioè è verissimo che poi tutti questi eventi si collegano in qualche modo all'Agenda 2030, perché Diego ci ha fatto comprendere come l'acqua del rubinetto in realtà possa essa stessa rappresentare un'importante fonte di salute, e soprattutto può eliminare l'utilizzazione della plastica. Plastica che ormai sta invadendo il nostro pianeta con notevoli ripercussioni chiaramente nell'assetto climatico, ma anche ecologico, dell'intero pianeta. Quindi io ringrazio veramente tutti gli oratori, ringrazio Federico che è stato un eccellente mediatore, e ringrazio tutti i presenti, che sono essere stati tantissimi, per la pazienza, anche per le piccole, diciamo, cose che possono essere successe. D'altra parte questa è la diretta, e do appuntamento al prossimo mese appunto con la prossima pillola di Nutrafood. Grazie veramente a tutti e arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie.